buongiorno e buon lunedì. Oggi partiremo dalla Russia, un voto ovviamente scontato, lo zar sfiora quasi il 90% dei consensi, ma c'è un ma, che è questo: l'appello che aveva lanciato la moglie di Navalny in realtà ha avuto un suo seguito, perché pensate, in ben 16 città centinaia di migliaia di persone hanno sfidato lo zar e si sono dati appuntamento a mezzogiorno, come aveva chiesto la moglie di Navalny, ai seggi. Silenziosamente qualcuno addirittura ha portato un fiore. Beh, questo è stato un gesto eclatante che ha fatto discutere moltissimo, soprattutto in Occidente, ma di Navalny ha anche parlato Putin, e tra poco lo ascolteremo. Ne ha parlato in modo ironico, prendendolo in giro. Sentiremo le sue parole, davvero, davvero incredibili. Ci sono stati poi arresti, 70 arresti in più città, ne parleremo tra poco, dove andremo in diretta da Mosca con Rosalba Castelletti, che è la corrispondente di Repubblica. Ciao, buongiorno, grazie per essere con noi. Lì sono quasi le 13 e quindi... grazie, abbiamo letto i tuoi reportage in questi giorni e ora andremo subito da te a Kiev, poi, dove si trova Lorenzo Cremonesi, corrispondente del Corriere della Sera. Ciao Lorenzo, buongiorno. Per capire anche lì quali sono le reazioni dopo il voto, la grande domanda che cercheremo di farci oggi è che cosa cambia e ora che cosa succede, quali sono le reazioni dell'Europa, dell'Italia e degli Stati Uniti. Per ora c'è stata soltanto una dichiarazione della maggioranza e ha parlato Tajani, il ministro degli esteri, tra poco lo ascolteremo. Nessuna reazione da parte di Salvini, nessuna reazione da parte di Giorgia Meloni, durissima Washington con Biden che giudica, come ovvio che sia, quelle elezioni farsa. Bentornato ad Antonio Di Bella. Grazie. Profondo conoscitore degli Stati Uniti, grazie per essere con noi. Benvenuta a Ginevra Bompiani, scrittrice e candidata, credo, no? Con il movimento di Michele Santoro, Pace, Terra e Libertà. Grazie per essere dignità. Con noi. Come? E dignità. Pace, terra, e non libertà. E dignità. Quella viene dopo, prima la dignità. Va bene, grazie a Ginevra Bompiani e benvenuta a... Quella per ora dovrebbe ancora è un dato di fatto. Alessia Morani, Partito Democratico, che sarà anche lei candidata per Bruxelles con il Partito Democratico. Benvenuta e grazie per essere con noi. Poi andremo anche in Basilicata, perché la Basilicata sta facendo molto discutere, l'opposizione ritrova un proprio candidato, e ci sono reazioni da parte di Azione, del Movimento di Calenda, che dice no, noi sosterremo il candidato del centrodestra e ne parliamo. Partiamo da Putin però, prima di vedere le reazioni dei palazzi con Ludovica Ciriello, che vedo già in postazione. Putin, sentiamo che cosa ha detto, anzi come ha festeggiato. La clip è la 103. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас еще с... Allora, questi i festeggiamenti. Rosalba, vengo subito da te per capire qual è in questo momento, in queste ore, il clima. Vedremo anche che cosa sta raccontando la TV russa. E ce l'abbiamo in onda, la segnazione 8 ce lo racconta in diretta, il solito popolarissimo talk show del mattino con mi sembra che ci sia anche l'ineffabile, lì l'hanno inquadrato, no? Il conduttore molto molto famoso del programma di Putin della TV russa, Soloviev, mi pare. Allora Rosalba, dacci un titolo, che clima si respira lì a Mosca? È il trionfo dello zar, che verrà presto festeggiato anche in Piazza Rossa. Da giorni fervevano i preparativi per quello che dovrebbe essere un concerto per celebrare in realtà i 10 anni dall'annessione della Crimea e di Sebastopoli, ma di fatto è questa vittoria plebiscitaria dove Putin ha battuto se stesso, perché non c'erano rivali reali e quindi l'unica corsa era con il se stesso di 6 anni fa, e l'ha ampiamente superata, visto che le percentuali sono addirittura del 10% sopra quelle del 2018.
Molto interessante questo che hai detto, è Putin che ha battuto se stesso, la trovo una definizione geniale. Vi voglio far vedere in diretta la TV russa in questo momento che cosa sta mandando in onda, perché è girato nelle ore... Allora, nelle ore, abbassiamo un secondo, poi diamo la parola al nostro traduttore. Nelle ore del voto girava, caro Antonio Di Bella, sul web l'immagine di questi polizi, questi militari russi all'interno dei seggi. Ora, secondo anche i giornali americani, New York Times in particolare, queste non sono fake, ma sono immagini vere. Questo, diciamo, c'è stato anche un fact-checking delle testate giornalistiche internazionali. La TV russa in questo momento, nonostante una vittoria del 90%, ci tiene. Abbiamo anche il nostro traduttore che forse ce lo può raccontare in simultanea. Diverse riprese con questo. Che cosa racconta la TV russa in questo momento? Ce l'abbiamo? Allora, Antonio, intanto. Il problema è che non si può nascondere la verità, specie in un mondo così interconnesso. Il fatto che ci siano, nonostante la censura, le minacce, delle fuoriuscite di informazioni e di immagini dannose e che rivelano il carattere autoritario delle elezioni è la prova che il re è nudo e che non c'è censura che possa bloccare tutto. Quello che a me stupisce è che, come in un paese, in un occidente pieno di manifestazioni contro l'imperialismo, non ce ne siano contro l'unico imperialismo, il più forte imperialismo, non l'unico, il più invasivo imperialismo, che è quello russo, per dire sovietico, ma di cui è l'erede. Però queste sono le immagini. Cioè, tu dici, la grande contraddizione è che in Occidente tutti pronti, Ginevra Bompiani, è interessante la cosa che dice Di Bella, pronti a mobilitarci contro l'imperialismo cosiddetto occidentale degli Stati Uniti, e nessuno invece che in qualche modo si indigna per il voto che c'è stato a Mosca. A me sembra che tutti si indignano, lei, dottor Di Bella. Anche lei forse. Io non mi indigno, mi dispiace molto che abbia avuto questo risultato. Non mi indigno perché, francamente, non sappiamo. Certo, trovo grottesco che le bacheche siano trasparenti, che i soldati entrino a vedere cosa stanno mandando. Diciamo, sì, oltre il grottesco. Diciamo. Oltre il grottesco, sì. Inquietante, dice la morale. Cercavo l'aggettivo, sì. Mi è venuto grottesco. Comunque, sì. Però il suo avversario, uno dei suoi tre avversari, ha detto che le elezioni sono state regolari. In un certo senso lo sono state, nel senso che non si possono inventare 87% di voti, salvo con tutto quello che ha preceduto, e c'è una dittatura. Nelle dittature purtroppo succede così, il popolo va dietro, quindi non mi sorprende, mi dispiace molto, perché vuol dire che Putin si sente molto più sicuro e tutto quello che può rendere più possibile la guerra che noi vogliamo fare alla Russia mi terrorizza, e per quello... Cioè, noi, lei dice, vogliamo fare la guerra alla Russia? Noi vogliamo fare la guerra alla Russia, sì. Come direbbe Vannacci, è il mondo al contrario. Però, no, non è il mondo sembra. Al contrario. Posso dire una cosa? Sì, sì, lei dice che siamo noi che stiamo facendo la guerra alla Russia. No. Interessante il punto di vista. Sì, no, noi stiamo facendo la guerra alla Russia, non c'è dubbio, noi. Con noi occidentali. Con l'invasione l'ha fatta Putin, però. No. Aspetta, no, che poi sì. C'è. Sì. Posso dire una cosa? Sì, certo. Finisca, ci mancherebbe. Voglio dire, la guerra si sa che è una guerra per procura sulla carne dei poveri ucraini, fatta dalla NATO contro la Russia, e dalla Russia contro l'Ucraina. È una guerra così orribile, orribile. Noi la stiamo facendo per procura, non c'è dubbio, tutte le armi le forniamo noi, gli incentivi a Zelensky li diamo noi e impediamo dall'inizio a Zelensky di fare un trattato di pace. No, questi sono fatti. Facciamo rewind. Gli ucraini stanno combattendo per la loro libertà, e non c'è nessuna
dice di combattere. Glielo faccio raccontare da Cremonesi, perché sta lì da mesi. Zelensky li costringe a combattere, Zelensky, con poveracci. Scusate, a differenza di Putin... Però torniamo un attimo alla Russia prima, perché... A differenza di Putin, che non ha avversari, perché quei tre, se sono liberi e vivi, non sono avversari di Putin, perché fino a prova contraria gli avversari, quelli veri, fantocci, sono incarcerati e poi fatti morire nelle carceri in Siberia. Quelli sono, diciamo, dei figuranti che danno una mano a Putin a mettere in atto una delle più grandi farse che si è tenuta nelle ultime ore. Quindi diciamo la verità qual è. Uno di loro è contro la guerra. La però. Differenza tra Putin e Zelensky è fondamentale. Zelensky è democraticamente eletto in uno Stato indipendente e sovrano che è stato aggredito militarmente da Putin, mentre Putin è un dittatore criminale di guerra che sta conducendo una guerra né per procura né per nessuno, ma per conto della Russia, sta minacciando anche gli altri stati circostanti l'Ucraina in maniera, da giorni oramai, in maniera molto pericolosa, che intende allargare il conflitto laddove non ci sia una resa armata dei partigiani ucraini, chiamiamoli con il loro nome, sono dei partigiani ucraini perché difendono la loro terra e la loro libertà e la loro indipendenza. Allora voglio farvi fare un passo in avanti, l'ultimo, e poi vado da Cremonesi a Kiev, l'ultimo sfregio di Putin, perché io così, Bompiani, credo che saremo almeno d'accordo su questo, l'ultimo sfregio di Putin, quello rivolto a Navalny, sentite dopo la vittoria scontata, che cosa ha detto Putin dell'unico suo oppositore che ha ucciso? Vediamo. Uno dei tanti che ha ucciso. È morto. Questo è sempre un evento triste, ma ci sono stati altri casi in cui sono morte persone in prigione. Non è successo negli Stati Uniti? Avevo accettato uno scambio di prigionieri, ma poi... È morto, dice, è quasi come fosse un evento per caso. Caro Lorenzo, buongiorno intanto. Sì, buongiorno. In casi come questi uno deve fare un grandissimo sospiro, come dire, prendere fiato e calmarsi, perché ho sentito dire delle cose da studio che non stanno né in cielo né in terra. Comunque in questo momento mi faccio un po' interprete di questo silenzio di Kiev, perché hanno parlato negli ultimi giorni e perché quello che è avvenuto oggi, come avete giustamente da studio, era assolutamente scontato. Io proporrei di riprendere una formula che ho sentito dire qui ieri in una conferenza stampa. Sì. Queste sono le non elezioni, non sono elezioni, perché per definizione nel mondo democratico le elezioni sono degli eventi in cui non si sa in anticipo il risultato, c'è suspense, c'è una competizione, c'è una libera concorrenza. Putin ha metodicamente ammazzato i giornalisti che hanno provato a criticarlo, ha ammazzato, sì, gli oppositori, non ultimo Navalny, ha taciuto qualsiasi tipo di partito opposto, addirittura qualcuno dei tre candidati aveva detto io voto per Putin, una cosa chiaramente fa capire quanto non ci sia competizione. E quindi è proprio, non sono delle elezioni, è il non compleanno di Alice. È il paradosso delle elezioni, no? È una dittatura, questo signore è un assassino. L'anno scorso vi ricordo che in un tono molto simile aveva detto a me spiace per Prigozhin, il capo della Wagner, che lui fece assassinare con quella, tra l'altro davanti a tutto il mondo, perché voleva che noi vedessimo e i suoi oppositori in Russia vedessero che cosa era avvenuto, quindi quell'aereo che cade dal cielo e tutti nel modo più cinico e più tranquillo possibile qualche giorno dopo dice mi spiace molto, apriremo un'inchiesta, ma ve ne rendete conto? Cioè, e adesso la morte di Navalny, non ho assolutamente dubbio, qui nessuno ha dubbio che Navalny sia stato ucciso, assassinato, e adesso queste frasi ipocrite e drammatiche, perché danno il senso di questo controllo totale. Non elezioni perché non c'è nessun controllo, perché non c'è nessun tipo... Chi ci dice che è veramente il 90%? Potrebbe essere il 100%. A me ricorda i dati che davano ai tempi delle elezioni di Saddam Hussein, 99%, e noi ci chiedevamo, ma noi vorremmo conoscere questo 1% che non ha votato, ma chi sono? Sono degli eroi? Chiaramente era tutto falso. Quindi non è vero che è il 90%, non sappiamo quanto siano. È interessante, questo, e qui anche qui è stato sottolineato, la figura di Boris Nazeddin,
che è l'unico candidato vero in qualche modo, no? Questo oppositore che criticava apertamente la guerra, che Putin aveva lasciato in qualche modo presentarsi, perché lui in questa farsa delle non elezioni voleva cercare di mostrare che comunque c'era una qualche competizione. E quindi questo si presenta dalle province, quindi anche da Mosca, e in tempi brevissimi, in pochissimi giorni, con un programma in cui parla di opporsi alla guerra che Putin ha voluto, ha creato e non la NATO, opporsi alla guerra, farla subito finita, abbandonare le zone occupate, arrivare a un accordo, questo era il piano, viene messo fuori legge con un escamotage dicendo che alcuni, perché in pochissime ore c'è una coda di gente che firma le 100.000 firme, no? Le 100.000 firme necessarie alla sua candidatura, e subito viene dichiarato fuori legge, messo fuori. E quindi di cosa stiamo parlando? Io propongo che si parli delle non elezioni, come dicono qua non c'è elezione. Chiamiamole non elezioni, dice giustamente Cremonesi. Guarda qui, vi voglio far vedere, c'è già un altro ospite che ci sta raggiungendo e tra poco lo accogliamo in studio, gli ultimi plebisciti, Corea del Nord 2023, lì c'è il 99,91%, perché c'è qualcuno così che non ha votato, Abdul Fattah al-Sisi all'89,60, Putin 87,30. Nel 2024, oggi sembra l'87, Lukashenko, Bielorussia, governo fantoccio vicino a Putin, 80,20, Assad, Siria 2021. Allora, l'assassino di Assad è l'ultimo. Esatto. Mentre accogliamo in studio il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Buongiorno. Gasparri, vi facciamo vedere una scheda preparata dalla nostra Di Maggio su la vorticosa e formidabile ascesa di Putin da KGB a padrone assoluto della Russia. Vediamo. Era il 1999 quando Boris Yeltsin nominò Vladimir Putin primo ministro. Sconosciuto ai molti, l'anonimo agente del KGB iniziava così la sua scalata al Cremlino. Dalle successive elezioni presidenziali del 2000 non ha più abbandonato il comando, mostrando pian piano il suo volto più autoritario e illiberale. Repressione del dissenso, giro di vite sui media, limitazione dei diritti civili e sullo sfondo un disegno imperialista diventato via via più evidente, dalla guerra in Georgia all'annessione della Crimea, culminato con l'invasione dell'Ucraina. Мною принято рішення по проведення спеціальної воєнної операції. Ми будемо стремитися к демілітаризації і денацифікації України. Eppure c'è stato un tempo in cui Vladimir Putin appariva all'Occidente come interlocutore affidabile, stringeva accordi commerciali con i paesi europei e sembrava addirittura aver portato la Russia ad un passo dall'ingresso nella NATO. Il 28 maggio 2002 è la data che segna il momento di massima vicinanza con gli accordi di Pratica di Mare. L'illusione svanirà quando nel febbraio del 2007 a Monaco Putin pronuncerà le parole che segneranno lo strappo con l'Occidente. Думаю, очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. Nel 2020, con un colpo di spugna, riforma la Costituzione per superare il vincolo dei mandati e rimanere saldo al potere. Con le ultime elezioni potrebbe rimanere in carica fino al 2030, raggiungendo Stalin per longevità al vertice. E intanto resta sullo sfondo la minaccia nucleare. Da un punto di vista tecnico, noi siamo pronti. Вони у нас постійно знаходяться, в стані бойової готовності. Allora, arrivo subito a Gasparri, un flash. Ginevra Brompiani, ma che cosa dovrebbe fare ora l'Europa, l'Italia, dopo questa elezione? Qualcuno dice addirittura non dovremmo riconoscere questo voto. Cremonesi diceva non chiamiamo le elezioni, sono una farsa. Quella lista che avete mostrato, non abbiamo protestato addirittura con l'Egitto, che è superiore, che ha un numero superiore, 89, non 87. L'Italia, il governo italiano va a fare... e anche l'Europa vanno a fare accordi dimenticando Regeni, dimenticando tutto, dimenticando anche le elezioni. Quindi io allora, premessa, non sono putiniana. Perfetto. Così come non sono antisemita, sono le due cose proprio più lontane da me possibile. Odio tutte le dittature,
concordo che Putin è un dittatore e un assassino, quindi su questo non si discute. Io quello su cui perché lei qualche giorno fa ha detto che queste sue dichiarazioni hanno fatto poi il giro del web, tra Putin e Netanyahu, lei dice io scelgo Putin. Ah beh, senz'altro. Beh, senz'altro. Quello che sta facendo Netanyahu, mi scusi. Però Putin è un leader, non è un leader eletto democraticamente. È quella cosa più terribile, cioè che un leader si intende democratico faccia. E poi lei dice io non sono putiniana, ma se tra Putin e Netanyahu dice scelgo Putin, che è un... in tre mesi superiore a quello che Putin ha fatto in tre anni. Cioè tutto, lei lo sa, è d'accordo con me su Netanyahu, così mi no, 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 io non penso che sia un criminale, come dice lei, assolutamente, io penso che abbia delle responsabilità e non sarei, io fossi in Israele non voterei per Netanyahu, ma non mi sognerei mai di dire che è come Putin, tutt'altro. Beh, per favore. Però, per carità, io siccome sono felice... Almeno lì siamo in tanti a pensarlo, quindi non sono proprio sola. Però quello che io vorrei, e che molti vorremmo, è fare qualche cosa per non far scoppiare la terza e ultima guerra mondiale, la quale che sarebbe tutti... se dovesse scoppiare sarebbe colpa di chi secondo lei? Dell'Occidente, degli Stati Uniti? Allora diciamo che l'Occidente ha voglia di farla. Ha voglia, sta dimostrando di aver voglia contrario. Di farlo, sta facendo i bunker, sta militarizzando, c'è spazio per tutti, si candida alle elezioni europee e quindi è con Santoro. Benissimo. Quindi è giusto che abbia spazio. Benissimo, cioè, non devo dire benissimo. Allora sì. Voglio dire che se scoppiasse, di chiunque sia la colpa, se scoppiasse la terza guerra mondiale, sarebbe la fine dell'Occidente. Gasparri e poi la TV russa. Fine dell'Europa. La fine dell'Europa. Noi abbiamo fatto... Su cosa? Sulla classifica, sulla terza guerra mondiale? No, no, la classifica italiana. Che cosa succede? No, cosa allora, succede adesso? Io non voglio posso dire con nessuno, neanche con la signora, quindi se posso parlare dopo che le ha detto la sua, con il suo diritto. Allora, Israele è un grande paese democratico, dove negli ultimi anni si è votato fin troppo spesso a causa della instabilità, della frammentazione. Una volta c'era il Likud, c'erano i socialisti, i laburisti, poi questi partiti, come è successo in tutto il mondo, si sono un po' sgretolati, quindi gruppetti, la Knesset a 100 parlamentari, mi corregga se sbaglio, quindi basta uno o due e quindi c'è una situazione instabile. Dopodiché c'è la democrazia, si possono fare cortei, manifestazioni, si vota, quindi non è paragonabile. E quando si vota non ci sono questi risultati, se no sarebbe più stabile. E Gaza? Signora, ma è oggi con Putin, signora, come dobbiamo fare però? Signora, io non l'ho interrotta perché è facile litigare con lei, io non voglio litigare, quindi se vuole mi sto zitto. Voglio capire oggi dopo questo voto in Russia come ci dobbiamo riteniamo, le risponde anche su Netanyahu, che Netanyahu non sia paragonabile a Putin, perché Israele è una grande democrazia che ha subito un attacco dal sapore dell'olocausto il 7 ottobre e che adesso reagisce in una maniera che il mondo occidentale, anche il nostro governo e Tehani, ritiene eccessivo, perché un conto è stroncare Hamas, un conto è la tragedia che si sta producendo, che non porterà niente di buono, detto con pacatezza. Ma per quanto riguarda la Russia è un problema da qualche secolo, la informo, nel senso che Napoleone tentò una sortita, non finì bene. Hitler, che non era meglio di Stalin, tentò una sortita e non finì bene, anche l'Italia ne ha pagato un prezzo, la guerra di Russia e i nostri caduti. La Russia ai tempi dello zar, poi la guerra in Crimea, che oggi poi sta appunto nella zona dell'Ucraina, c'era anche nel 1851, lo ricordo spesso, quando Cavour mandò i bersaglieri del regno di Sardegna. Quindi lì è una zona, ahimè, complicata. Poi Stalin, quello che ha fatto all'Ucraina, non ne parliamo. Certo. Poi gli ucraini nell'Unione Sovietica addirittura hanno espresso il capo dell'Unione Sovietica, perché Khrushchev era ucraino. Dopodiché i russi o li attacchiamo, facciamo la terza guerra mondiale, oppure tentammo, lei ha ricordato. L'abbiamo visto a Pratica di Mare con loro di portarli a un tavolo. Però era un altro Putin. Perché quello era un altro Putin. Cioè, e difatti adesso. Ma infatti voglio capire oggi, secondo lei. Secondo me quella classifica ci ricorda che la democrazia sta in un terzo del pianeta. È anche peggio di come lei fa vedere lì. La democrazia nostra che votiamo, c'è il governo che cambia, anche è in un terzo del pianeta. O noi cancelliamo i due terzi del pianeta, li bombardiamo, li ammazziamo, egiziani, russi, cinesi, sono numerosi, le comunico. E con la Cina che facciamo? Io sono contrario al dialogo con la Cina, quindi il mondo è fatto anche di realpolitik. Ma lei sarebbe per riconoscere, adesso proprio la questione è interessante, quando si dice è giusto o no riconoscere il voto russo? Ma noi lo contestiamo, dopodiché adesso il voto è falso, penso, no? Dopodiché in questo momento a Mosca stanno tremando, dopo che io ho detto che il voto è falso, i russi si nascondono nei Donbass. Beh no, tremando no, però il fatto che il governo lo dica diventa importante. Se uno vuole chiamare la Russia, chi chiama?
se uno deve parlare con la Russia, beh, per forza l'interlocutore è lui, per forza, come... E quindi il mondo è fatto, questo è un pianeta, non so, ecco, però magari lo chiamiamo come dittatore, non come, sì, presidente democraticamente eletto, vuoi, Morani, lo chiamiamo col suo nome, ho, no? Detto è che un la dittatore. Democrazia è in un a volte all'ONU vengono approvate risoluzioni discutibili con maggioranze fatte da paesi che non riconoscono i diritti delle donne, certo, che perseguono gli omosessuali, certo, che sono oscurantisti. Ma certo. Dovremmo l'Iran è stato a capo della commissione sui L'Iran diritti umani, è a capo della commissione dei diritti umani, che ecco, per aiuti. Allora il mondo, noi dobbiamo evitare la terza guerra mondiale con la fermezza da un lato, eccolo, e con la capacità, eccolo, di, allora Salvini, che cosa, attenzione, bombardiamo i terzi del pianeta e speriamo di vincere. Vediamo un attimo le prime reazioni. Tra poco sentiremo cosa ha detto Salvini, perché ha detto in Russia hanno votato, ne prendiamo atto, quando un popolo vota ha sempre ragione. Facciamoci subito un titolo su questa cosa di Salvini. Beh. Ludovica Ciriello, prima però, ecco, che come Tajani ha detto cose diverse. Sì, molto. Molto diverse. Ludovica. Ma tanto in Russia non è che stanno lì. No, però... Sì, Davide, ti volevo dire proprio questo aggiornamento. Le confesso, nelle ultime 48 ore mi sono occupato di Basilicata, perché io faccio il dirigente politico in Italia. Quando sarò capo dell'ONU, sì, farò qualche però, capisci... Però sono i due vice premier. Esatto. Sì, sì, ho capito. Allora, ma il dibattito chiediamo al pubblico. Difatti, adesso cade il governo per le elezioni russe. No, guardi, Morani, assolutamente no, però registro... Si preoccupi delle elezioni in Basilicata. Registro, però non si agiti. Non si agiti alle reazioni parliamo di Salvini, dopo, perché è però chiaro che facciano discutere Gaspari. Ma tanto sarà Putin l'interlocutore tra un mese, tra sei mesi, tra un anno, piaccia o non bene, piaccia, sia che lo vogliamo però lei capisce chiamare che... al telefono, sia che lo vogliamo bombardare. Anzi, ti do del tuo, che sei un guerra, giornalista di lungo corso. Tu vuoi fare la tu sai che, però tu sei giornalista, no? Sì. Quindi è chiaro che se Salvini dice quando un popolo vota ha sempre ragione, è chiaro che uno ci fa il titolo, no? Stalin era peggio. Lo chiedo al giornalista Gaspari. Le elezioni sono poco credibili. Poi ti posso dire una cosa? Sì, puoi. Credo che Putin avrebbe vinto anche delle elezioni regolari. Ma si sa che Putin se avesse Putin fatto delle elezioni regolari non è questo il caso. Poi sentiamo Rosalba, però, che infatti annuisce. Ludovica Ciriello, prego. Mettete anche questo ai italiani. Sì, Davide, ti volevo dire, perché Salvini, che era forse la reazione politicamente, quella di Salvini era forse la reazione politicamente più attesa, visti sì, i legami precedenti della Lega con Russia Unita di Putin, aggiunge anche altro, perché dice le elezioni fanno sempre bene, quando le si perde bisogna provare ad imparare, io per esempio faccio così, quindi come a dire che appunto sono elezioni regolari, normalissime, e quindi si deve imparare dalla sconfitta. E poi coglie l'occasione anche per lanciare un messaggio a Emmanuel Macron, perché dice: mi preoccupa piuttosto che i leader europei parlino di guerra come se nulla fosse, quindi per darti il quadro completo delle parole di Matteo Salvini. Ottimo. Allora, no, molto interessante questi aggiornamenti che ci dai, perché ci danno già il quadro di come, Di Bella, un flash da te poi riprendiamo, queste elezioni in qualche modo dividono anche il nostro mondo politico in Italia. Ma questo è sicuramente ragione Gaspari, quando non è che se noi facciamo una dichiarazione casca il governo, ma... A me ha colpito, sai cosa? Un ringraziamento affettuoso dell'ambasciata russa in Italia al governo italiano per la cooperazione alle elezioni che si sono svolte nelle varie ambasciate. Cosa corretta e giusta. Però che secondo me nasconde che cosa? Una volontà di dividere l'Europa, perché cosa può fare Putin? Cercare di dividere un fronte che attualmente è a lui ostile, e dove potrebbe cercare di inserirsi? Per esempio in un paese dove le forze filorusse sono, filorusse o comunque simpatizzanti, come Salvini ha dimostrato, sono un elemento importante dentro il governo. Ecco, certo, questo è secondo me un pericolo che corriamo, al di là che le nostre dichiarazioni possano avere degli effetti, sicuramente la posizione politica del nostro giusto paese, di qualsiasi paese in Europa, oggi è delicata. Allora, Rosalba, prima della pubblicità, dobbiamo commentare assolutamente questa dichiarazione di Salvini. Quando un popolo vota ha sempre ragione, è vero, non cambieranno le sorti, però queste dichiarazioni arriveranno lì al Cremlino e avranno un impatto. Prego, Rosalba. Sicuramente l'Italia è un interlocutore per la Russia molto importante, lo capiamo anche dagli ultimi scambi di battute che ci sono state fra Putin e una studentessa italiana, fra Putin e Iorit, sono tutti messaggi in codice al nostro governo. Mosca si aspettava di avere in noi un interlocutore dell'Unione Europea, adesso tra l'altro l'Italia è alla presidenza del G7, quindi riveste un ruolo importante, sì, e cerca sicuramente il dialogo. Vorrei riagganciarmi, se posso, alle affermazioni di prima, perché si corre sempre il rischio poi di raccontarsi a volte un'altra storia.
qui bisogna dare per scontato che ovviamente siamo in un paese non democratico, in un paese dove c'è censura, c'è repressione, non ci sono media indipendenti, ma tutto questo crea le condizioni per il dato che abbiamo visto. A me lo aveva già anticipato il capo di Levada Center, che è l'unico istituto di sondaggi indipendente. Mi aveva detto che il consenso di Putin era intorno all'85%. È un consenso ovviamente che si fonda sulla censura, sulla repressione, sulla propaganda, su tutto quello che ci diciamo ogni giorno. Ma qui la gente vota Putin e crede in Putin. È una cosa con cui dobbiamo fare i conti, perché se no guardiamo le code che si formano a mezzogiorno, che però in termini percentuali su un elettorato di 110 milioni di persone sono solamente il 10%. Certo. Questa è una cosa con cui dobbiamo un po' fare i conti. E hai perfettamente ragione, ci facciamo i conti con questo, perché comunque è un consenso costruito negli anni, costruito nel tempo, dove il dissenso, chiaramente non avendo spazio, però quei voti Putin purtroppo li ha. Allora, pubblicità e ritorniamo tra poco. Allora, torneremo tra poco ovviamente a collegarci anche con Mosca e a parlare del risultato con le elezioni di Putin e gli effetti che ci sono in Europa e nel mondo. Vorremmo però aprire una piccola parentesi sul caso italiano, sul caso Basilicata, il famoso campo, come lo possiamo chiamare, Morani, il campo, campo di battaglia era? Campo rotto. No, diciamo, campo rotto. Ampia coalizione. Ampia coalizione, bravissima. Mettiamo di chiamarla campo. Bravissima, ampia campo coalizione. Basso. Allora, alla fine... ampia mi pare esagerato, lei due non termini mi sembrano lei non esagerati. Non sia sia così, ampia che coalizione. Non sia così duro, perché comunque no, anche voi in maggioranza avete i vostri problemi, quindi non c'è... Allora, l'opposizione... Andiamo a Mosca, non hai problemi, gli altri ce l'hanno a potere. L'opposizione ritrova il suo candidato, e la persona è Piero Marrese, che sarà candidato per il Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, per il centro-sinistra. Azione, il Movimento di Calenda non l'ha presa benissimo, tant'è che Pittella, e questo è un audio che da oggi è diventato, come dire, al centro del dibattito politico, virale, Pittella, che appunto è sostenuto da Azione, sentite che cosa ha detto rispetto a quanto sta accadendo. È giunta, diciamo, il comunicato dell'uomo di fiducia della Schlein, che dice che Azione non può partecipare alla lista del centro-sinistra. Mi rattrista tremendamente, perché vuol dire che c'è proprio un'azione a far male, a far morire, come voglio dire, sapete quando deportavano gli ebrei, no? E quindi dovevano portarli nella camera a gas. Ecco, io sono un ebreo per loro che deve morire. Allora, con tutti i caveat del caso, adesso si è scusato, io come ma dire, come si fa la però prendo, a dire delle cose del genere? Io come dai, dire, ho l'ironia, quindi voglio dire, non... A me no, quando in l'ho casi sentito, a me manca l'ironia. Lo dice, guardi, mia nonna è stata in campo di concentramento, quindi mi manca cosa, proprio l'ironia, a Bergen-Belsen, non è accettabile. Lo trovo abbastanza incredibile, le dico la mia, che insomma non è... Dico la mia. Però, come si è arrivati a questo, secondo lei? Cioè, è chiaro che un audio dal sen sfuggito, potrebbe dire qualcuno... un paragone allucinante, incredibile. Paragone allucinante, inaccettabile, e mi stupisco anche perché insomma sono dirigenti che hanno militato anche nel nostro partito, per cui la cosa mi rattrista ancora di più. Detto questo, allora, la partita è stata giocata molto a livello locale, perché le divisioni, diciamo, a livello locale hanno inciso fortemente. Nessuno può negare che sia stata una vicenda piuttosto complicata. Detto questo, ora abbiamo un candidato di tutto rispetto, che è Marrese, che è presidente. Sindaco, questi erano, riepiloghiamolo solo per il nostro pubblico, perché Campo Largo, Amaro Lucano l'abbiamo chiamato. Sì. Domenico, prima c'era Chiorazzo per il centro-sinistra, poi la caduta di Chiorazzo non andava bene a più di qualcuno, e quindi salta fuori il medico Lacerenza, anzi l'oculista Lacerenza, grande primario, stimatissimo sul
territorio. A un certo punto la cedenza dura il tempo che dura, cioè 42 ore, forse qualcosa in più, e viene indicato Piero Marrese. Questo giusto per dare, come dire, le tappe di questa vicenda. Marrese del Partito Democratico, sostenuto da noi, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Socialista, e ovviamente siamo aperti anche ad altre esperienze civiche moderate, certo, che vorranno aggregarsi. Faremo la nostra partita e ci spiace francamente che sia Azione sosterrà il candidato del centrodestra. Anche Italia Viva. Che si chiama Bardi. Esatto, sosterranno il candidato di centrodestra, mi pare abbastanza incredibile, lo dico con molta franchezza, però insomma la nostra scelta l'abbiamo fatta, lo sforzo che stiamo cercando di fare e che credo che la segretaria in maniera responsabile stia facendo è quello di comunque lavorare per una coalizione ampia in grado di contendere le regioni, come abbiamo visto in Sardegna. In Abruzzo non è andata bene, però la strada da perseguire è quella, e credo che il comportamento di partiti che stavano, diciamo, nell'alveo del centro-sinistra sia abbastanza incomprensibile laddove vadano ad appoggiare candidati di destra, perché di questo si tratta. Quindi insomma mi auguro che quantomeno nelle partite prossime che ci aspettano ci sia una maggiore riflessione da parte di questi partiti e anche, diciamo, una capacità di stare dentro un centro-sinistra che è largo, che è plurale e che deve essere ovviamente rafforzato e reso più credibile agli occhi degli elettori. Quindi dice, curioso che alla fine Azione, che gravita sempre nell'area del centro-sinistra, sostenga il candidato della destra. Con Vernetti, con la Vernetti proviamo a ricostruire che cosa è accaduto lì. Azione, e poi Gasparri. Azione non è centro-sinistra. Beh, progressivo, diciamo il fronte. No. Azione. Ma Calenda, aspetti, non crede nella sinistra, è proprio contro la sinistra. Me l'ha detto. Beh, è stato candidato però con passato come democratico. È di centro, diciamo, progressista, fronte progressista Calenda. È di centro-destra, diciamo. È di destra, direi di non è di destra. A me stupisce che vada una destra. A me stupisce che vada una destra. Io aggiungo altro, che fanno tutto male. Calenda faccia molto un caffè così. Allora poi ce n'è anche per lei. Il fatto che Azione sostenga il candidato del centrodestra, forse qualche imbarazzo lo porta. Vediamo il servizio. No, tutto felice. Oggi non l'ho mai vista così serena, Gasparri. Perché credo? Fanno tutto gli altri. È un giorno di riposo. Gasparri a riposo. Vediamo. Ho visto che il presidente De Luca ha fatto una dichiarazione che non chiude la porta a discutere questa proposta. Quando c'è da restituire dignità sociale ai cittadini, dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione. Arriva a braccetto con Gaetano Manfredi, il sindaco PD che a Napoli ha fatto il campo largo con i 5 Stelle e lancia un appello anche al governatore Vincenzo De Luca. Resuscitiamo il reddito di cittadinanza qui in Campania, mentre nel resto d'Italia il campo è largo solo per le macerie. Presentiamo questa proposta di reddito regionale, non c'è da volare basso, c'è da aiutare le persone. È una misura che va incontro ai cosiddetti occupabili, li aiuta da un punto di vista economico in maniera più cospicua rispetto alle misure statali. 200.000 euro di fondi regionali per 48.000 nuclei familiari, questi calcoli dei 5 Stelle. Io credo che i laboratori funzionino nel momento in cui producono cose importanti. Non è solamente una questione di formule politiche, che sono anche quelle importanti, è una questione di politiche che si fanno. Si sta costruendo un asse dell'area progressista, questo sicuramente, che è un asse che vogliamo costruire anche in Campania, ma ovviamente non solo in Campania, dovunque. Ma intanto il campo largo è già inciampato in Basilicata. Adesso lei mi sta dando la novità, l'apprendo adesso, della riunione, mi pare di capire, da parte del PD, forse regionale. E in Piemonte invece frana. Il Movimento 5 Stelle e il PD avranno due candidati contrapposti. In ogni caso, se dovessimo anche registrare questa divergenza, non lo faremo certo pensando che abbiamo dei nemici da combattere, chiaro? San Giovedì vado a Todi. Allora, Gasparri nel suo giorno di riposo dice oggi non devo fare nessun tipo di battaglia particolare, però i voti di Azione, no? Si prende tutto quando allora, serve, no? Noi per abbiamo vincere. Candidato come coalizione la volta scorsa una persona della società civile, Bardi, che andando in pensione ex guardia di finanza da generale, non facendo
candidato in servizio come fanno altri generali. Ha finito la sua carriera. Stoccatina a Vannacci, questo almeno possiamo dire. Ma polemica su Vannacci, sì, c'è. No, perché secondo me uno fa il generale o fa un'altra cosa. Sì. Le due... Quindi finita la carriera, come Di Bella era direttore di una televisione in pensione, si fa l'opinionista dall'altra parte. E su questo sono d'accordo per la prima volta con Gasparri. Quindi uno deve distinguere clamoroso. I tempi della vita. Detto questo, noi abbiamo insistito, lei si ricorderà, sì, io, Tajani, Bardi, perché sapevamo che c'erano un po' di problemi nel campo altrui, non lo, sì, voglio chiamare né rotto né largo né stretto, perché Azione in Basilicata ha come esponente locale Pittella, che fu presidente della regione. C'è un dibattito col centro-sinistra, col centro. C'è un dibattito in quell'ambito. Siccome si vota per la regione, in una regione che non è la California, c'ha 500-600 mila abitanti, le dinamiche locali hanno un'incidenza rilevante. Pittella non ha trovato intese a sinistra. La sinistra poi, al di là di Pittella, ha candidato uno, due, tre. Non voglio infierire, prendo atto. Abbiamo potrebbe... molto gruppo dirigente. Oh, diciamo, però, ma il tema è i voti di Azione, per voi oggi, sono importanti lei, o no? Lei invita, no, spesso, lei invita spesso sì, Mieli qua. No? Come no? Come oggi no? Mieli ha scritto un articolo sì, monumentale. Fa anche la rassegna stampa, ma è Gasparri, monumentale. Adesso, perfetto. Oggi Mieli dice, sì, se la prende con Speranza, perché a un certo punto Speranza è di Potenza. Gli hanno detto, candidati tu, se un uomo di sinistra unisci. Sì. Speranza risponde, ma io sto in Serie A, posso tornare in Serie B offendendo la sua, no, regione. Ha detto che c'ha... Allora oggi Mieli dice, se ragazzi, quello non vuole tornare in Serie B, quell'altro si arrabbia, fa un ammonimento alla sinistra, così non andate da nessuna parte. Bardi è una brava persona, Azione che in sede locale, perché Calenda ha sposato, ma Calenda però già... lei dice benissimo, Calenda i voti di Azione ovviamente, ma va bene creare un allora, il campo largo l'abbiamo fatto noi, questo è il titolo, il campo largo l'abbiamo fatto però, noi, però David il punto è che noi quando parla Gasparri mettiamo regia, trasmissione autogestita e in autogestione oggi Gasparri, però David noi siamo sempre dalla stessa parte, qualcun altro che non è dalla stessa parte, perché a livello nazionale Calenda è l'opposizione, è la prova contraria. Non andava bene quell'altro poveretto che faceva il medico, ha detto io c'ho da fare quello lì, la Cerenza ha fatto una dichiarazione fantastica, mi vogliono candidare, io però non posso fare la campagna elettorale perché devo fare delle operazioni ai miei clienti, persona nobile, un medico antepone i pazienti. Quindi non infierisco. Sentiamo chi sta davvero alla Mieli ha parlato per tutti, possiamo chiamare noi, alla sinistra, all'estrema sinistra, come le piace? Sinistra, alla sinistra. No, come vuole lei? Alla sinistra. Alla sinistra. Alla sinistra. Sul caso lei fosse in Basilicata, ad esempio, per chi voterebbe? Voterebbe Marrese o il Partito Democratico? Devo dire la verità, siccome no... Glielo metto lì le facce, guardi, sì, dottoressa Bonfiani, così li vedo meglio. In realtà io non so, non so nulla di questi tre candidati, tranne le pochissime cose che ho sentito. Non mi sono veramente informata, quindi devo guardare le facce. E allora le facce, devo dire che sceglierei la Cerenza, anche per la cosa che... Che però non è più in campo. Non è più candidato. Candidato. Però non è più in campo. Lo so che non c'è. Fa le operazioni. Lo so che non c'è. Il medico le piacerebbe. Tra i tre che... avrei preferito lui, anche perché preferisco un medico che dice io devo operare e quindi non posso darmi la campagna. Però per voi diciamo il tema centrale anche da questione delle regionali è responsabile. Però lei dice Bonfiani, il tema centrale anche in queste elezioni regionali è un discrimine, il tema della pace, della guerra, cioè conterà anche quello secondo lei, o invece quando si vota per la regione si vota per, come dire, per un governo, per un territorio, per... Se contasse veramente il tema della pace e della guerra, che per me è primario, non ci potrebbe mai essere un campo largo di sinistra, perché il PD è per l'invio di armi all'Ucraina e il Movimento 5 Stelle è contro, quindi sulla guerra e sulla pace, sulla guerra non sono affatto d'accordo e quindi non potrebbero stare insieme. Quindi evidentemente questo è un punto che per me è fondamentale e per tanti di noi è fondamentale, ma che per loro invece lo mettono da parte, e non dico che abbiano torto a mettere da parte. In Italia, se riescono a raggiungere, a vincere nelle regioni, è fantastico. Io sono molto contenta che il centro-sinistra... Beh, a livello regionale faccia, la questione, voglio dire, del conflitto, il campo largo. Del conflitto ucraino c'entra poco, no? E a livello spero regionale. Anche che Calenda si unisca, non Renzi. Se Renzi va con la destra, devo dire, benissimo. Lei è contenta? È più chiaro. Sì, è contenta? Sì, è più chiaro. Sollevata, diciamo. Sono sollevata. Sentiamo Renzi... Ma Calenda no, invece. Calenda è una brava persona, un po' di destra.
Un po' di destra, Calenda. Sentiamo Renzi, però, sulla battaglia di Firenze. Anche lì ci sarà il voto per il sindaco. Nardella è al suo ultimo mandato e quindi anche lì centrosinistra diviso. Renzi, sentiamo che cosa ha detto. Che è stato sindaco, no? Come sapete, di Firenze. 55 milioni di euro per Firenze. E cosa fa il PD? Li mette sullo stadio. Ecco, alle prossime elezioni comunali di Firenze la divisione è molto semplice. Il PD vuole prendere questi soldi e darli allo stadio, che secondo me deve essere finanziato dai privati. Italia Viva questi soldi li vuole mettere sulle scuole, sugli ospedali e sulle strade. È semplicissimo. Se voti PD, dai soldi allo stadio. Se voti Italia Viva, dai soldi alle scuole. Facile, no? Vabbè, è questo Renzi che quindi a Firenze... Facile, chi non vota la candidata del Partito Democratico dà una mano alla destra, appunto. Chi sarà questo il candidato sindaco a Firenze? Si sa già, no? Noi aspettiamo che sciolga la sua riserva, ma la scioglierà, quindi penso di poter dare una notizia. Schmidt. Schmidt è stato il direttore degli Uffizi per molti anni, ha lasciato l'incarico per esaurimento, anche lì non so come, ci sono dei mandati, evidentemente dirige un'altra struttura culturale in un'altra regione. È tedesco, ma è diventato cittadino italiano, a parte che un tedesco è un europeo. Firenze è una capitale del pianeta, e ha sposato un'italiana, ha preso la cittadinanza italiana alcuni mesi fa. Penso che scioglierà la riserva e noi siamo contenti di una proposta molto, come dire, alta. Schmidt. È una persona che ha gestito patrimonio il culturale. Il primo tedesco sindaco di Firenze, voluto dal centrodestra. Sarebbe. Ha diretto per la capitale molti del anni, rinascimento italiano. Hai capito? Questo sì, certo. Però vedi, loro sono multiculturali se sbarca il clandestino. Se un tedesco dirige gli Uffizi... Ha detto un tedesco? No. Allora, non ho detto niente. Ho detto la capitale del rinascimento italiano. E credo che di cultura italiana, di rinascimento, il dottor Schmidt... Quindi lei ci dice... sappia più di me di lei. Ma questo è sicuro. Se ci interroga un professore... Anche se ho visto che anche lei ha fatto liceo classico, visto come è sottoscritto. Però Schmidt ne sa più. Senta, a me piace Paolo Uccello, la battaglia di San Romano, molti quadri degli Uffizi. Guardi in camera, perché lo rimandiamo. Allora, il capogruppo al Senato io spero di Forza Italia ci dice in diretta oggi... Vediamo che sciolga la riserva. Beh, ma se lei mi ha detto che l'ha praticamente sciolta la riserva... Mi butto in avanti. Di Bella. La nostra candidata invece è Sara Funaro, bravissima assessora uscente. E quindi... Ma io credo che il problema sia ampio. Ecco, allarghiamo lo sguardo. No, diciamo. Del mondo, no? Direttore degli Uffizi, è bella cosa. No, ma il problema della sinistra, io penso sempre all'America. Perché Biden rimane nonostante l'età? Perché è l'unico che riesce a tenere insieme tutte le varie anime. Rifiutato Chiorazzo. Io ho saputo che Chiorazzo ci ha provato. Chiorazzo, con la W finale. Perché tiene insieme ali estreme, che sono dalla Ocasio-Cortez alla Sinema, a quelli molto moderati. Questo è il problema. Il problema è tenere insieme, come si è fatto in Sardegna, ma lì c'era un candidato molto forte, e... Credo che poi abbia ragione Prodi, bisogna continuare a lavorare sul campo, ci vogliono più contadini, anche se oggi Mieli dà delle frecciate, e ci vuole però anche un leader. Ecco, questo è il cosa. Mi dicono purtroppo che il leader, il sindaco di Matera, è bravissimo, è un bravo candidato, purtroppo il processo per arrivare a questo candidato lo ha indebolito così tanto che è chiaro che la pugnalata finale di Calenda fa pendere la bilancia dall'altra parte, ma il problema io credo che sia nazionale, intanto alle prossime elezioni regionali, ma soprattutto a livello nazionale. Guardate che le elezioni europee dove si vota col proporzionale non aiutano sicuramente. Quello no. Allora, siccome tra poco avremo un altro grande ospite che sarà in collegamento in diretta con noi, collegato da Milano, direttore del gruppo Gedi di Repubblica, Maurizio Molinari, che ringrazio per essere con noi, e ripartiremo dai grandi collega temi. Collega di sventura. Che è stato contestato. No, come lei, è stato contestato venerdì alla Sapienza, all'Università di Napoli, alla Federico II, e rivedremo anche quelle immagini. Non ha potuto tenere il suo incontro, avrebbe dovuto parlare del Mediterraneo conteso, che peraltro è anche il titolo del suo libro, e qui vorrei che lui ci ricordasse quello che lì non è riuscito a dire, purtroppo, ma ce lo racconterà tra poco. Però Ginevra Bompiani, siccome invece a me piace il confronto, il dibattito, e quindi l'ho invitata volentieri, le voglio chiedere, so che voi avete lanciato uno sciopero mondiale contro la guerra, sì. Me lo dica in un minuto e poi le voglio fare una domanda sulle contestazioni che ci sono nelle università. Va bene. Me lo dica al volo, certo. Che così abbiamo. Voi avete lanciato questa piattaforma, sì, lo sciopero mondiale. Barbara Alberti e io, l'idea era di Barbara Alberti, mi ero sposato subito, abbiamo lanciato uno sciopero mondiale contro la guerra dalla piattaforma di Piazza Pulita,
Oggi abbiamo 10.000 adesioni, ma da domani saranno anche internazionali, perché abbiamo un sito che si chiama assembleaperlapace.org, dove si può aderire e in varie lingue. E quando sarà questo? Questo da oggi è così. È così. Lo sciopero mondiale per la pace, ne sono stati fatti già diversi, di scioperi mondiali, è stato fatto per il clima e ha coinvolto 125 paesi, è stato fatto dalle donne e ha coinvolto 70 paesi, è stato fatto contro la guerra, contro la prima guerra. Succederà anche solo in parte, ovviamente in parte, ma sarà molto importante, perché vorrà dire farci vedere e farci contare. E secondo me, anche se ci sono questi venti di guerra, questa fame di guerra terribile, e non parlo di una guerra o dell'altra o dell'altra, parlo dell'idea di guerra che ci sta prendendo tutti. Senta, le voglio chiedere, questo è per aderire, le voglio chiedere però un commento. Ha visto le immagini, le abbiamo un attimo, le immagini, non parlo di me, ma di quello che è accaduto al direttore Molinari, alla Federico II, inventato all'università in un confronto con il rettore, peraltro, e Molinari non ha potuto nemmeno iniziare quell'incontro. Molinari ha anche detto, ma poi ce lo racconterà, io sono disposto a dialogare con questi studenti, no? Vediamo quelle immagini. Lei che giudizio dà di queste manifestazioni che spesso si vedono nelle università italiane, che impediscono alle persone di parlare, accusate di essere ebrei, sionisti, e quindi i sionisti non possono parlare? Allora, eccole qua, queste sono le immagini. Parlare. Prego, prego, prego. Un flash. Io sono sempre convinta che alla parola si risponde con la parola e non con la violenza, mai. E quindi mi dispiace sempre quando a qualcuno viene impedito di parlare. Bisogna invece controbatterlo, perché è importante controbattere le cose su cui non si è d'accordo. Quindi possiamo dire che il metodo di questi ragazzi, diciamo, non è un metodo democratico e di confronto. No, questo non è un metodo democratico. No. È un metodo però comprensibile sotto certi aspetti. Beh, comprensibile. Non ha parlato alla fine, no. Però, Molina. No, io ho già detto che non sono d'accordo. E allora non dico è comprensibile. Dico che capisco da dove viene. E viene dalle scene di Gaza, purtroppo viene da Netanyahu, che sta facendo crescere. Ma è un buon motivo questo per non far parlare le persone? Ma è un buon motivo questo per non far creando ma questo... un nuovo antisemitismo, che è una cosa spaventosa. Ma è un buon motivo secondo lei per non far parlare le persone? No, questo? Non è un buon motivo. Bastava questo. Basta alle volte. Ho detto però che la colpa di questa cosa, che secondo me è sbagliata. Ce l'ha molto Netanyahu e le orrori sempre, che vediamo di Gaza. Per non sbagliare è meglio dire che è sempre colpa di Netanyahu. Per non sbagliare è meglio dire... Io solidarizzo con lo Stato di Israele, col suo governo, col popolo di Israele che ha subito... Abbiamo la pubblicità e dopo riprendiamo da Molinari. Grazie, a tra poco. Grazie. Evviva. Allora, 12.03, il direttore di Repubblica è già pronto, ripartiremo con lui, con le contestazioni che ci sono state venerdì all'università, nei suoi confronti all'Università di Napoli, e dalle dichiarazioni di Matteo Salvini, incredibile, sul voto in Russia. Salvini ha detto, quando si vota, in generale, va sempre bene. E adesso ne parleremo, perché insomma è un voto un po' surreale, per usare un eufemismo, quello che si è svolto a Mosca in Russia in questi 3 giorni. Caterina Bizzarri, TG7. Buongiorno, buongiorno Davide, ci sono molte notizie nel nostro telegiornale, c'è la politica, alla fine Azione di Calenda ha scelto, sosterrà il centrodestra e quindi il governatore uscente Vito Bardi. Torneremo sull'inchiesta di Perugia, sui presunti dossieraggi, oggi viene sentito il PM della direzione distrettuale antimafia Antonio Laudati, indagato insieme al luogo tenente della Finanza Seriano, responsabile dell'ufficio SOS. Intanto Laudati ha fatto sapere che tutti i suoi atti sono stati firmati dal procuratore antimafia. Poi oggi ricorderemo le vittime del Covid, oggi è la giornata della memoria, le immagini delle bare portate via dall'esercito a Bergamo, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, la sfida del Covid è vinta con lo sforzo di tutti. E poi andremo a Piottello nel Milanese, perché c'è polemica intorno alla decisione
decisione di un preside di un istituto di far festeggiare il Ramadan agli studenti sono il 40%. Questa decisione ha sollevato molte polemiche, perché il giorno della fine del Ramadan, il 10 aprile, la scuola sarà chiusa. Le polemiche sono partite dalla Lega, ma naturalmente il telegiornale partirà dal voto in Russia. Putin ha stravinto, continuerete ancora a parlare di questo naturalmente. David, a te la parola, vi aspettiamo alle 13.30. Grazie, grazie Caterina Bizzarri. Infatti poi ci collegheremo ancora con lo Sabra Castelletti a Mosca, l'abbiamo vista all'inizio della nostra puntata e torneremo da lei. Direttore Molinari, buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno. Grazie. Allora, parleremo subito di quanto sta accadendo in Russia e delle reazioni del mondo politico sia in Italia, in Europa. Il Mediterraneo conteso perché l'Occidente e i suoi rivali ne hanno bisogno, con le mappe che spiegano il mondo che verrà. Era questa l'occasione per ragionare alla Università di Napoli venerdì con il rettore in un dialogo a due con gli studenti. L'aula era già gremita, piena di persone che erano pronte ad ascoltare, a intervenire, a interagire, a discutere di questi temi. L'evento purtroppo non c'è stato e direttore Molinari, anche per ragioni di sicurezza, ha deciso di lasciare l'aula per non esacerbare gli animi e non creare tensione. Allora vorrei che poi qualcosa su quell'incontro mancato tu ci dicessi qui, di quello che avresti voluto dire lì, però prima voglio partire dalle reazioni. Matteo Salvini sul voto a Mosca poco fa ha detto: quando un popolo vota ha sempre ragione. Chiedo alla regia di mettermi tutta la dichiarazione, perché è interessante da analizzare parola per parola. In Russia hanno votato, ne prendiamo atto, quando un popolo vota ha sempre ragione. Le elezioni fanno sempre bene, sia quando uno le vince, sia quando uno le perde. Io quando le perdo, dice Salvini, cerco di capire dove ho sbagliato e come fare meglio la prossima volta. Potrebbe andare tutto bene se parlassimo dell'Ohio, se parlassimo della Basilicata, se parlassimo dell'Abruzzo. Però parliamo di Mosca. Molinari. Sì, noi naturalmente dobbiamo dare grande rispetto e ascolto a Matteo Salvini, è il leader di un partito importante che appartiene alla coalizione di governo e che rappresenta in quanto tale tutti gli italiani. Certo, Salvini già in passato, dopo la morte di Navalny, aveva espresso posizioni più in sintonia con il Cremlino e che non con la maggioranza dei russi e dei cittadini europei, e io credo che oggi si stia ripetendo. Ora, perché lo fa? Ma probabilmente nei prossimi giorni sappiamo che ci sarà una nuova riunione organizzata dalla Lega con tutta una serie di partiti dell'estrema destra europea, che hanno in comune il fatto non solamente di avversare l'Unione Europea ma di essere molto vicini alla Russia, soprattutto puntano a far cessare gli aiuti all'Ucraina aggredita 2 anni fa dall'esercito di Putin. E quindi, insomma, questa convergenza fra le posizioni dell'estrema destra europea, alla quale Salvini dà voce, e la Russia che aggredisce l'Ucraina, sinceramente è un tema politico, io credo, di primaria importanza, non solamente come giornalista ma come cittadino, ma soprattutto credo per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, protagonista di una politica estera filoatlantica. E questo, dici, segna ancora di più una differenza importante all'interno della maggioranza di governo nel giorno in cui Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni incontrano al-Sisi, e tra poco ne parleremo, e Salvini critica tutto ciò che sta facendo in queste ore la von der Leyen. E come dobbiamo giudicare il voto di Mosca con gli occhi nostri, diciamo così, dell'Occidente? Perché abbiamo raccontato e abbiamo detto che è una dittatura, i tre leader, diciamo così, i tre sfidanti di Putin sono evidentemente tre foglie di fico messe lì, i veri dissidenti in Russia muoiono, eppure quell'80% e passa in qualche modo pesa. C'è un consenso che lui ha anche costruito nel corso degli anni di dittatura, ed è un consenso col quale dobbiamo fare i conti noi, mondo libero, diciamo. Assolutamente sì, quando uno si trova di fronte a despoti, autocrati, dittatori, possiamo scegliere il termine che vogliamo, bisogna fare molta attenzione a quello che dicono, perché in genere dicono quello che pensano, e ai temi sui quali coagulano il consenso.
perché questi sono i loro elementi di forza. Ora, il linguaggio di Putin costantemente è un linguaggio di paura nei confronti dell'opposizione, nei confronti degli ucraini, nei confronti dell'Europa, minaccia l'uso di armi nucleari, dice che vuole spianare l'Ucraina e cancellarla dalla carta geografica, vede nella morte di Navalny un fatto naturale, sebbene lui stesso lo avesse rinchiuso in un gulag a meno 40. Il punto è che lui, il suo linguaggio è un linguaggio della paura. Il punto è qual è il consenso. Il consenso è il grande nazionalismo russo, il grande patriottismo. Oggi, nell'anniversario dell'annessione della Crimea, ci sarà un grande evento oggi pomeriggio in Russia, dove Putin parlerà al suo popolo rispolverando questi temi. Ora, il punto vero però è che la grande madre Russia, che è un interlocutore naturale dell'Europa e delle democrazie, è popolata anche di russi che ieri si sono messi in fila tutti alle 12 per esprimere il dissenso, e quindi c'è anche un'altra Russia che ha un cuore democratico, aperto ai valori e allo Stato di diritto, e quella Russia alla quale io credo le democrazie si devono rivolgere. Assolutamente. Allora vediamo insieme questa cosa che abbiamo fatto. Siamo andati a vedere come è andato il voto dei russi all'estero. I russi, sapete, che vivono all'estero in Europa, hanno votato attraverso le loro ambasciate. C'è un dato sorprendente che vi vogliamo mostrare. Allora, Andrea Melluzzi, intanto buongiorno. Buongiorno. Riepiloghiamo, perché la vedova Navalny, che sta a Berlino, aveva detto a mezzogiorno di domenica: presentatevi tutti ai seggi. Ed effettivamente così è stato. Abbiamo visto in molte città russe questo popolo coraggioso che a mezzogiorno si è presentato ai seggi. Qualcuno aveva addirittura in mano un fiore. La stessa cosa è avvenuta in molte città d'Europa, ma c'è una cosa curiosa che vi vogliamo raccontare. Milluzzi, vai. Esatto, fra l'altro Berlino, dove appunto ha votato la vedova Navalny, a lunghe code, a mezzogiorno, in segno di protesta contro appunto queste elezioni dichiarate farsa, ma c'è anche, circola un video della moglie dell'ambasciatore russo in Germania, che è andata a votare con una sciarpa giallo e blu, quindi con i colori dell'Ucraina al seggio elettorale per votare appunto le elezioni russe, ma soprattutto sono usciti i primi exit poll, che, diciamo, essendo russi, il sito ufficiale russo, tendiamo a dargli credito molto più, certo, quando abbiamo gli exit poll, i primi exit poll in Italia. Il voto all'estero come è andato? A parte Atene, dove Putin ha preso il 59%, quindi sì, una maggioranza non come Russia molto alta, in tutte le grandi capitali europee Putin ha preso pochissimi voti, tranne in Italia. In Italia Putin, soprattutto a Genova, ha sfiorato il 50%, ha preso il 48%, sì, a Roma il 38%, quindi è andato molto bene. Milano un po' meno bene, il 23%, abbiamo visto anche a Milano delle immagini di una lunga fila al voto a mezzogiorno, infatti il risultato è minore rispetto a Roma e Genova, però ha preso molto di più Putin in Italia rispetto alle grandi capitali europee. Per esempio Madrid ha preso l'11%, Barcellona ha preso il 5%, Dublino il 7%, Londra, che avevo intravisto qua, eccola qua, ha preso il 6%. Quindi, fra tutti i paesi grandi e città europee, Putin è andato molto bene in Grecia, ma molto molto bene anche da noi in Italia. Beh, effettivamente il dato del 48% è passato. Adesso questo non so che cosa ci può dire, ma insomma questa piccola ricerchina che abbiamo fatto, caro Molinari, forse qualcosa ci racconta dell'Italia. Sì, ci dice che in Italia c'è un clima più favorevole a Putin che non in altri paesi europei, e questo secondo me è un tema di profonda riflessione. Allora, vediamolo un attimo, questo Putin che ha festeggiato la vittoria e ha parlato del ruolo della NATO, secondo lui. Vediamo. Penso che tutto sia possibile nel mondo moderno, ma l'ho già detto chiaro a tutti che questo conflitto con la NATO ci porterebbe a un conflitto mondiale. Allora, Molinari, così torniamo anche ai temi del tuo libro e alle cose che avresti voluto dire e che non ti hanno fatto dire a Napoli, in questo Mediterraneo conteso. Un Mediterraneo che in realtà è conteso perché è strategico, come racconti del tuo libro, e interessa a molti. Che cosa avresti voluto dire a quegli studenti di Napoli?
Napoli è una grande città mediterranea, ospita una delle più antiche e importanti università d'Europa, la Federico II, nei confronti della quale tutti abbiamo un grande rispetto. Quindi era la cornice migliore per raccontare e descrivere un Mediterraneo oggi conteso fra Russia, Cina e democrazie occidentali. Ognuno di questi tre attori ha progetti diversi. La Russia ha bisogno dei mari del sud per sentirsi un nuovo impero, la Cina ha bisogno del Mediterraneo per costruire la nuova via della seta e le democrazie occidentali presidiano il Mediterraneo per difendere il fianco sud della NATO e dell'Unione Europea dalle crisi del nostro tempo, il terrorismo, le guerre, i conflitti, le migrazioni. Questo è un grande tema. Su questo confrontarsi con gli studenti della Federico II sarebbe stato per me un grande privilegio. Purtroppo ho dovuto annullare questo incontro per le violenze commesse da un ristretto e sparuto gruppo estremamente minoritario di personaggi intolleranti. Ho tentato di incontrarli, ho espresso il mio desiderio di parlare con loro, perché bisogna parlare con tutti, bisogna dialogare con tutti, anche con le persone più distanti. Con mio grande dispiacere hanno rifiutato, ma io scommetto sulla forza della regione, sulla possibilità che possano ripensarci e decidere di incontrarli. E speriamo davvero, davvero così, che sia così, ricordando che nelle democrazie mature è possibile dire tutto, è possibile fare tutto. Addirittura negli Stati Uniti si può anche bruciare la bandiera americana in nome di quella incredibile libertà di parola che può riguardare anche lo sfregio più grande. Quindi è questo che dobbiamo ricordare. Cioè, difendere l'Occidente vuol dire difendere il nostro diritto al dissenso. E quindi a discutere, a dialogare, a parlare su tutto. Andiamo un attimo a rivedere la TV russa come in queste ore sta raccontando la vittoria di Putin. Abbiamo il nostro traduttore che da questa mattina la sta seguendo. Vediamo in diretta col canale russo cosa raccontano e poi vediamo se il canale di Navalny invece racconta qualcos'altro. TV russa? Beh, quello che fanno effettivamente in America. Cioè, chi è che controlla i voti che arrivano? Nessuno. Hanno comprato a volte dei voti per $10, li hanno messi nelle urne elettorali e li hanno buttati semplicemente nell'urna alle 12 a mezzanotte, in sostanza, in modo che nessuno lo venisse a sapere. Quindi le domande fatte a Putin sono state molto diverse. Ad esempio questa: è quello che sognava, signor Putin, questo risultato? Io sognavo una Russia forte, sovrana e autonoma, e questo risultato ci permetterà al nostro popolo di arrivare a questi risultati. Va bene, ritorniamo in diretta. Vi abbiamo mostrato in diretta la TV russa, lo faremo ancora nel corso della puntata. Ci collegheremo invece con la TV di Navalny per vedere l'altro racconto. Però Molinari, mi sembra molto interessante proporre al nostro pubblico quello che sta accadendo lì. Come dobbiamo guardare, che cosa cambia per il mondo dopo questo voto? Ma io credo che noi avremmo un Putin molto più aggressivo, perché proprio perché lanciato verso il suo quinto mandato grazie al plebiscito da zar che ha voluto a tutti i costi, a questo punto lo vedremo all'offensiva militare in Ucraina, all'offensiva probabilmente anche in Moldavia, dove c'è una regione, la Transnistria, abitata dai russofoni, dove la Russia ha fatto svolgere le elezioni presidenziali, c'erano i seggi dove i russofoni votavano per Putin, creando ulteriore instabilità in Europa. E attenzione, però potremmo vedere un Putin molto aggressivo anche nelle campagne elettorali che noi avremo in Europa e negli Stati Uniti, dove l'interesse russo è portare scompiglio e far vincere o rafforzare tutte quelle forze politiche o sociali che portano appunto disordine, divisioni, lacerazioni fra di noi. Quindi un Putin ancora più forte oggi. Sarà un test molto difficile per le nostre democrazie tenere testa a un autocrate che si sente di fatto onnipotente. Allora, grazie al direttore Molinari. Dopo la pubblicità vi voglio presentare subito un ospite straordinario. È un dissidente russo, vive in un posto segreto in Francia e sono felice di averlo oggi per poter commentare con lui quello che è accaduto. È Vladimir Oshkin, attivista, dissidente russo, ha fondato il gruppo per i diritti umani Gulagu.net. Al momento, come vi dicevo, vive in Francia in un posto segreto perché è nella lista nera di Putin e rischia di morire. Lo ringrazio per essere in diretta con noi e con lei ripartiamo tra poco. Grazie Molinari.
Allora, 12:24 ci hanno raggiunto in studio Gianni Riotta, bentornato, editorialista della Stampa e Repubblica, grazie per essere con noi. Roberto Arditti, buongiorno, David, buongiorno. Tiziana Ferrario, collegata da Milano, buongiorno Tiziana, buongiorno. Bentornata. E il professor Marco Revelli, sociologo e storico, arriviamo subito da voi. Prima però, come vi dicevo, abbiamo un grande ospite in collegamento dalla Francia, in una località segreta, perché è un dissidente del governo di Putin e, essendo un dissidente, come purtroppo la storia ci ha raccontato, è un uomo che rischia la vita, è nella lista nera di Putin e in Russia lo vorrebbero morto. È fondatore nel 2011 del gruppo per i diritti umani Gulago.net. Nel 2021 è stato inserito, pensate, nella lista dei ricercati dallo Stato russo dopo aver fatto trapelare un ampio archivio documentatissimo delle violenze che accadono all'interno delle prigioni russe. Quindi il lavoro che questo signore con il suo team fa è davvero, davvero preziosissimo. Torneremo poi tra poco alle polemiche italiane, ve lo anticipo subito. Salvini che plaude al voto in Russia quando dice un popolo quando vota ha sempre ragione, e subito è arrivata la replica, vorrei usare l'aggettivo stizzito, ma si potrebbe dire qualcosa in più, di Tajani, che dice il voto è stato segnato da violenza, punto. E ne parleremo, perché davvero però la posizione di Salvini è, per usare un eufemismo, curiosa. Vengo subito da lei. Allora, Vladimir Ochenkin, grazie per essere con noi. Il voto a Mosca. Buongiorno e grazie che mi avete invitato. Allora, voglio far vedere l'appello di Navalnaya. Andate a mezzogiorno al seggio di domenica, e in tanti ci sono andati. Vediamo l'appello. La clip è la... Ce l'abbiamo. Allora, Vladimir, voglio chiederle subito una cosa, Ochenkin. Le elezioni chiaramente sono elezioni per modo di dire, perché era chiaro come sarebbe andata a finire. Ma Putin gode di un consenso. Il fatto di aver messo a zittire l'opposizione, il fatto di aver ucciso i suoi contendenti, ha fatto sì che però nel corso degli anni Putin si creasse anche un suo consenso. O mi sbaglio? Posso dire e dichiarare, conoscendo benissimo la situazione, che noi in Russia non abbiamo avuto vere e proprie elezioni. Questa non è una democrazia, questo è un regime totalitario che ha assassinato e messo in prigione tantissimi oppositori russi. Come sapete, è stato ammazzato Boris Nemtsov proprio di fronte al Cremlino, e lui era un importantissima voce del dissidente, e sappiamo perfettamente che il 16 febbraio è stato assassinato un mese prima dell'inizio di questa elezione anche Navalny. Allora, senza mezzi democratici non si può organizzare elezioni. Questa era una farsa e un performance. Senta, la cosa che voglio chiederle è questa: come mai nel nostro paese, in Italia in particolare, secondo lei Putin ha un certo quasi consenso, quasi fascinazione, vorrei dire? Lei vive in Europa, vive in Francia, che idea si è fatto di questo consenso dei cosiddetti putiniani europei e italiani in particolare? Penso che questo dipende dalla grande amicizia che aveva Vladimir Putin con il signor Berlusconi per un lunghissimo periodo. Questo naturalmente si trasmetteva anche in televisione. E russi che vivono in Italia, russi che sono in Russia, dicono che c'era un altro periodo dove gli italiani erano più vicini alla Russia. E
loro vengono orientate verso questa immagine, verso questa situazione e continuano a vivere così, con questo spirito. E poi dobbiamo sapere che servizi speciali russi per il regime di Putin, Italia è uno dei paesi dove vogliono portare loro interesse e vogliono trovare persone tramite quali trasmettono loro politica, loro ideologia e mettono anche finanze per trasmettere e per avere persone che appoggiano Putin, e per Putin è molto importante avere queste persone proprio dentro il paese occidentale. Ho altre due domande molto rapide per lei. La prima, l'Italia che cosa dovrebbe fare oltre a quello che ha fatto? Adesso stiamo raccontando delle divisioni, poi le analizzeremo all'interno del nostro governo, ma secondo lei l'Italia dovrebbe non riconoscere il risultato? Dovrebbe addirittura, che so io, cacciare l'ambasciatore di Mosca che oggi è a Roma, rispedirlo a Mosca? L'Italia, secondo lei, cosa potrebbe fare di più? È una domanda molto difficile e io non posso fare consigli né al governo italiano. L'unica mia preghiera da parte mia e da parte di persone che lottano contro questo regime di Putin, contro questa dittatura che assassina, ammazza, è appoggiare, sostenere persone che lottano per diritti umani e sostenere quelli che portano avanti indagini contro il regime di Putin e contro tutto quello che lui ha fatto contro Ucraina e contro Ucraine e contro quelli che hanno, nell'ambito di questi 20 anni, assassinato cittadini russi, e anche assistere e sostenere idee del tribunale russo che può portare al centro proprio tutte azioni di Putin. L'ultima domanda, lei rischia la vita? La sua vita è in pericolo? Si sente... Sì, è evidente, visto che io sono più di 2 anni sotto il, diciamo così, lista nera in Russia, e che polizia francese mi dà sostegno, mi aiuta a essere nascosto qui, mi dà scorta e mi aiuta per la mia vita. Se non avessi questa possibilità di vivere qua con la scorta francese, sicuramente Putin mi già ammazzava, assassinava prima, perché per lui non va bene che io racconto di questo nuovo gulag del 21. Cioè lei, sarebbe, se non ci fosse la protezione francese, sarebbe già morto, questo ci sta dicendo? Assolutamente sì, senza protezione francese, e qua io voglio ringraziare il governo francese, autorità francesi che difendono me e persone che fanno parte della mia squadra. E per questo vogliamo ringraziare Francia e voglio anche ringraziare autorità italiane che difendono in Italia un giornalista russo che è contro Putin, Alexander Nevzorov. Anche lui racconta delle, tutto quello che fa Putin, dice che Putin va contro i diritti umani russi, parla di tutte azioni, anche lui si trova in zona di rischio. Io conosco che autorità italiane aiutano e salvano persone come noi. Se non avessimo questo aiuto da parte vostra, penso che non potevamo più parlare con voi per raccontare la verità nostra a voi, al mondo e all'Europa. Grazie, grazie. Gulag.net, andate a consultarlo, tutte le notizie che il regime di Mosca non vi racconterà mai. In bocca al lupo. Riotta, Arditti e tutti gli altri ospiti, poi rifacciamo subito un focus sul dibattito che c'è in Italia, perché tra Salvini e Tajani mi pare un fatto molto importante da analizzare, questa sortita di Salvini. Sai, ci sono in corso le elezioni europee, quindi all'interno del centrodestra sono elezioni proporzionali, quindi è chiaro che dopo il successo che ha avuto in Abruzzo, Antonio Tajani e Forza Italia vuole rimettersi come polo moderato, e quindi la moderazione anche in politica estera diventa il suo cliché. Mentre invece Salvini deve recuperare dopo le sconfitte che ha avuto a ripetizione, quindi vede che a sinistra nasce anche lì un fronte filoputiniano, perché hai la lista di Santoro con tutti gli amici filoputiniani che va anche lì, e quindi deve recuperare questo voto rosso-bruno, chiamiamolo, e c'è competizione all'interno
dell'area filorussa in Italia. Vedremo quanti voti prenderà. Vedremo quanti voti prenderà sia Salvini sia poi la lista, certo, la lista lanciata da Michele Santoro. Arditi, andiamo a vedere subito la dichiarazione articolata, diciamo, di Matteo Salvini, come l'argomenta, perché comunque, diciamoci chiaro, mentre tutte le diplomazie europee, i governi europei sono stati molto netti, anche il rappresentante della politica estera europea, Borrell, ha detto delle parole molto molto chiare, non poteva essere diversamente, però Arditi, sai, quando tu hai il vice premier, che certo la ragione è quella che dice Riotta, ci sono le elezioni europee, quindi, però è vice premier, leader di un partito che ancora, diciamo, il legame sembrerebbe esistere ancora un rapporto tra il partito Russia Unita e il partito di Salvini, quell'accordo non è stato mai stralciato ufficialmente, quando dice in Russia hanno votato, ne prendiamo atto, quando un popolo vota ha sempre ragione, le elezioni fanno sempre bene sia quando uno le vince sia quando uno le perde, mi verrebbe da dire sì, caro vice premier Salvini, però non stiamo parlando dell'Abruzzo, non stiamo parlando della Sardegna, cioè stiamo parlando della Russia. No, questo non c'è dubbio. Sembra che stia parlando delle elezioni in Sardegna. Ora, io penso questo. Sì. O vuoi vedere? No, vai. Penso questo. Intanto noi dobbiamo registrare un grande successo di Vladimir Putin, non nella sua versione di capo militare. L'invasione dell'Ucraina è stata un disastro militare per la parte russa, di cui si parla addirittura meno di quello che si dovrebbe. Ma è innegabile che Putin si è dimostrato, anche dopo la disastrosa esperienza di un'avventura militare che doveva concludersi in 72 ore e che è lì con centinaia di migliaia di morti anche da parte russa, anche sul fronte russo, Putin si è dimostrato un abilissimo giocatore sullo scacchiere politico internazionale e oggi ci porta qui a commentare il risultato di elezioni, e siccome la parola è quella, si chiamano così quelle che si sono svolte in Russia ieri come le nostre elezioni, quelle russe, che hanno condotto a un risultato di 87-3 per il primo candidato, e già solo i numeri dovrebbero portarci quantomeno a cambiare parola, ma il fatto che invece siamo qui a parlare di queste elezioni, sì, di cui ha il cartello alle tue spalle. Ecco i risultati, vedi Putin 87-59 per l'esattezza, gli altri 3-0-1, questo 3-99 mi preoccupa un po', sì, questo sì, 3-99. Anche con una forma di garbo verso gli altri candidati che stanno, sì, tutti intorno al 3 per non trattarli, sì, in modo diseguale tra loro. Ma questo, il fatto che noi oggi siamo qui e ragioniamo di questi numeri che dal punto di vista delle dinamiche democratiche non hanno alcun senso, non ne hanno alcuno, significa che Putin si è rivelato un gigante politico, cioè, dice, ha già anche vinto dopo su questo piano. Politicamente nell'ultimo anno ha stravinto, ha dimostrato addirittura di non temere neanche l'omicidio del suo, o la morte per cause naturali, poco importa, del suo più grande avversario, alla vigilia delle elezioni, che con la nostra mentalità avrebbe dovuto rappresentare una crisi di chissà quale genere, tale per cui nell'intervento che ha fatto ieri sera lo stesso Putin cita più o meno per la prima volta pubblicamente Navalny, anche rivelando che era in corso una trattativa per la sua liberazione. Naturalmente tutto questo è raccontato con Navalny morto, diventa abbastanza surreale. Concludo per dire, è quasi grottesco se non fosse che c'è di mezzo una persona che è morta. Torno a Salvini, concludo, sì, per dire però che questa dimensione formidabile di Putin, sì, politica, grazie, deve essere colta sino in fondo, e in Occidente secondo me è sottovalutata. Abbiamo a lungo detto che la Russia era una potenza militare e un nano politico, è vero il contrario, la Russia si sta rivelando fragile sotto il profilo militare, ma Putin è un gigante politico e questo gigante non può che avere attenzione anche nelle nostre parti. Il mito dell'uomo forte vive nella nostra cultura democratica occidentale dal primo giorno. Però la cosa da chiedersi, certo, la cosa da chiedersi è come mai il vice premier di una coalizione al governo che è molto, come dire, sulla guerra in Ucraina, mi pare che Giorgia Meloni abbia tenuto assolutamente, sì, il punto, è riconosciuta nelle cancellerie. Ma c'è un'opinione pubblica italiana. Sentiremo Tiziana Ferrari e tutti gli altri. Cioè, a chi parla? Quando ha una rilevante quota degli italiani, sia da una parte che dall'altra, a destra in particolare. Cioè, c'è una parte degli italiani che davvero crede che Putin alla fine abbia vinto le elezioni perché è sincero. C'è una simpatia, sì, diffusa. Nel nostro, nell'elettorato, più di quello che ammettiamo tra noi. Allora, non c'è dubbio. È così. Ma pensa al governo Conte, Grillo, ah, certo, Salvini.
Allora, abbiamo la pubblicità. Vi dico soltanto che Peskov ha detto la vedova di Navalny ha perso le sue radici russe. Durissimo attacco del Cremlino. Ne parliamo dopo la pubblicità. E allora, mentre qui sono le 12.45 a Washington, dove c'è il nostro daniele Compatangelo, buongiorno e bentornato, mancano 15 minuti alle 7 del mattino, no? Non è ancora buono, ma intanto lo vediamo inquadrato. Non è, diciamo, non è una foto quella che è dietro di lui, ma è davvero lì a Washington, e tra poco lo sentiremo anche. Sento malissimo. Sì, adesso sistemiamo tutto. Tiziana Ferrario, riparto da te, dalle dichiarazioni di Salvini e come vedremo tra poco, che Salvini critica quello che ha detto pochi giorni fa Macron. Sentiamolo, proprio sull'Ucraina. Macron, vai. Clip 12. Antonella? Non c'è consenso al momento sulla possibilità di inviare truppe di terra in maniera ufficiale. Ma in termini di opzioni sul campo non possiamo escludere niente. La Russia non può e non deve vincere questa guerra. Da 2 anni aiutiamo l'Ucraina e se la situazione dovesse sfuggire di mano, la responsabilità sarebbe solo della Russia. Se oggi decidiamo di essere deboli, mentre affrontiamo qualcuno che non ha limiti, che ha superato tutti i limiti, e gli diciamo che non andremo oltre, non decideremo per la pace, ma per la sconfitta. La guerra è in territorio europeo. Ci sono meno di 1500 chilometri tra Strasburgo e Leopoli. Pensateci, la guerra in questo paese non è una finzione e non è lontana da noi. Queste opzioni sono possibili. L'unico ad assumersi la responsabilità è il regime del Cremlino. Non saremo noi. Non condurremo mai un'offensiva, né prenderemo l'iniziativa. Parole anche che hanno fatto molto discutere in questi giorni, qualcuno l'ha definita però anche molto coraggiosa, di Macron, che è il primo leader europeo, che però dice chiaramente attenzione, perché se dovesse essere necessario a un certo punto bisognerà intervenire. Tiziana Ferrario, e teniamo insieme anche quello che dice oggi Salvini, quando un allora, popolo vota ha sempre ragione. Vai. E secondo me Salvini è un motivo di grande imbarazzo per la sua coalizione, perché le cose che ha detto sulle elezioni in Russia, lui è un vice premier, non le può dire perché fa parte di un governo filoatlantista. E non solo, ieri Salvini ha detto anche delle cose molto dure contro l'Europa, e dicendo che c'è bisogno di meno Europa, che non ci serve l'Europa. Ecco, Salvini è veramente un motivo di spaccatura all'interno della sua coalizione e diventa un motivo di poca credibilità anche per il nostro paese agli occhi degli altri paesi europei. Pensiamo anche agli amici che ha Salvini, che arrivano, partono da Trump e attraversano tutti i gruppi di estrema destra delle varie formazioni europee. Quindi è vero che siamo in campagna elettorale, che si voterà, ma è un problema anche di coerenza e di affidabilità, e non a caso il vertice che c'è stato appunto tra Macron, Scholz e Tusk, polacco, ci fa capire come noi stiamo diventando irrilevanti e poco affidabili. Ieri Putin ha fatto il suo gioco, ovviamente non stiamo parlando di elezioni di un paese democratico, stiamo parlando di un regime totalitario, e quindi ci vuole molto coraggio a contrastare un regime totalitario dove gli oppositori finiscono in Siberia. Detto questo, però, devo dire anche una cosa al mio amico Gianni Riotta, con cui ho condiviso anni di lavoro, certo, e in armonia. Gianni, tu prima... Guarda che ti fa il cuore come Navalny. Faccio anch'io il cuore, però hai detto una cosa che non ho condiviso, ed è questa. Santoro ha deciso di scendere in campo, lo fa con una lista che si chiama Pace, Terra, Dignità. Ha sempre avuto una posizione molto chiara, no? Contro l'invio di armi, per la pace. Ecco, definire le persone molto diverse tra di loro che stanno in quella lista filo putiniani, secondo me è un errore. Vediamo chi c'è. Ma abbiamo bisogno c'è. In questo paese di confronto, di non di scontro. Ma ci sono dei filo putiniani veri. Guarda, non ostili, l'amico Cappellini sulla Repubblica ha raccolto le frasi che hanno detto una per una.
guardiamole insieme e vedrai che non c'è nulla di male essere filoputiniani e la Costituzione te lo permette. Non va bene essere filoputiniani, non va bene. Non è che, cioè, capisci, oggi la verità c'ha la mia foto, ecco, per favore, amici della verità, come si chiama il direttore? Aspetta, Belpietro. Mettimi una fotina senza barba, scusa, perché sennò, allora, dice che facciamolo io ho vedere fatto bene, la però, lista, perché, scusa, sennò... con la barba. Allora, no. Viene sbattuto in prima pagina. No, ma non sbattuto, Riot, ecco, no, i maestri di censura. No. Ma continua a dire che ecco io qua. Ho fatto la lista dei titoli. Io ho preso un libro della Columbia University del 2014 che ha fatto l'elenco dei putiniani italiani, non li voglio ripetere adesso, e ho detto, che ne dicono? No, questi potevano querelare la Colombia, invece sono arrivati a dire che non è un libro della Colombia, ma glielo regalo a Natale, è la mia alma mater, adesso quando vado per la... Ecco. Tua moglie, si è laureata pure lei lì? Sì, e mia allora, moglie è vero, si è laureata alla Columbia University. Può garantire che il libro della Columbia University è la parte più intelligente della famiglia. Per favore, se uno fa il filo putiniano e la Colombia gli mette il bollo, state. A parlare come di pace non significa essere filo putiniani. Aspetta, Revelli, così. Adesso torniamo. Un attimo, c'è il professor Revelli che pazientemente anche lui ha aspettato, ma parlate tutti perché andiamo avanti fino alle 13.30, quindi vi assicuro che c'è spazio per tutti. Washington con Patangelo, tra poco lo vedo finalmente già pronto. Caro Revelli, c'è uno scontro in atto in questo momento però all'interno della maggioranza, uno scontro durissimo tra Salvini e Tajani. Poco fa Tajani a Bruxelles, cambiamo il titolo regia per favore al volo, lo so che oggi vi chiedo mille cose, ma accadono qui mentre stiamo parlando. Tajani dice, attenzione, la politica estera del governo la decido io. Non la decide Salvini, eccolo qua. La politica estera la fa il ministro degli esteri, quindi le posizioni in politica estera sono quelle del ministro degli esteri. Pochissime parole, ma come vedete, come dire, segnate con una certa rilevanza. Prego, Revelli. Ma è il segno di una conflittualità molto alta, a parte il fatto che la politica estera la fa collegialmente il Consiglio dei Ministri, e il Ministro degli Esteri se ne fa interprete di una maggioranza nel Consiglio dei Ministri, non è proprietà privata il Ministero degli Esteri. Lasciatemi anche dire che definire filo putiniana una lista in cui tra i promotori c'è uno come Raniero Lavalle, appunto c'è cioè uno dei leader cattolici del fronte putinista, ma li hai letti i pezzi di Lavalle sul fatto? Sì, li hai letti? Allora c'era un vecchio slogan femminista ai tempi dell'aborto, che io non voglio ripetere. Aspetta, però Riotta, ti ho ascoltato a lungo, io ti ricordo in altri tempi quando eri molto diverso, credo che fossi molto amico anche di uno come Raniero Lavalle. Non ero amico di Lavalle, ma io penso che Lavalle abbia cambiato. Ai nostri ascoltatori. Salvini ha detto una solenne sciocchezza quando ha detto che quando però i popoli... Però scusi Revelli, cioè, le biografie personali contano, ma la storia di Gianni Riotta e di quello che ha sempre scritto e fatto, non devo difendere io perché ha più pelo di me, ma è la storia di una persona che è sempre stato, tanto ha studiato negli Stati Uniti, conosce benissimo quel paese e ha delle posizioni molto nette nei confronti di un regime, cioè non mi pare una cosa così strampalata. Ho detto Revelli che ero caporedattore del Manifesto, che guarda caso fu cacciato dalla sinistra perché era contro l'Unione Sovietica, quindi direi che sono delle linee di continuità, no? Comunque non giochiamo sulle parole, per favore, soprattutto per il cognome che porto. Io ho detto che, vista la storia di personale, conosce benissimo uno come Raniero Lavalle, che è stato sempre vicino a tutti i movimenti di impegno civile. E qualificare oggi la sua lista come filo putiniana mi fa una certa sensazione. Ma lo chiudo qui. Stavo dicendo che Salvini ha detto una solenne sciocchezza quando ha detto che i popoli quando votano hanno sempre ragione. Non è così. I tedeschi quando hanno eletto Hitler l'hanno eletto in elezioni più o meno libere, nemmeno tanto visto la violenza che veniva praticata, ma comunque non avevano affatto ragione. Nel 1924, quando gli italiani hanno dato la maggioranza a uno che qualche giorno dopo, qualche settimana dopo, avrebbe assassinato Matteotti, non avevano affatto ragione, non hanno affatto ragione i popoli, sempre e comunque per come votano. Ma Salvini lo conosciamo, sappiamo benissimo
che le elezioni in Russia non sono state né libere né giuste, non sono state libere perché erano fortemente condizionate da un potere molto capillare. E cosa cambia oggi secondo lei? Cioè, gli avversari erano stati cancellati con le buone e soprattutto con le cattive, non erano giuste. Possiamo anche dire che non erano elezioni. Per i russi no, purtroppo per i russi che sono andati a votare, 76 milioni di russi che sono andati a votare, quelle erano elezioni dalle quali Putin, è inutile nascondercelo, esce più forte perché può presentarsi con una legittimazione sul fronte interno, quel fronte interno che si sperava all'inizio della guerra di Ucraina di far crollare e che non è crollato, dobbiamo prenderne atto. Cosa questo significherà in futuro? Se sarà un Putin più aggressivo che alzerà l'asticella delle sue pretese, oppure se sarà un Putin più disponibile alla trattativa, lo vedremo nelle prossime settimane. Quelle file del mezzogiorno ai 6. Un attimo allora Revelli, su quello ci torniamo. Ci torniamo tra un minuto su quello, così gliela faccio commentare. Prima sentiamo un attimo con Patangelo a Washington, diamo un anticipo di quello che tra poco vedremo e poi torno da lei su quelle file perché hanno un significato importante. Con Patangelo, allora un flash da te da Washington, qual è stato l'esito, anzi quali sono state le dichiarazioni da parte di Biden, dell'amministrazione americana sul voto russo e quali valutazioni si fanno oggi? Sì, buongiorno a voi. Ieri il presidente Biden, durante le celebrazioni di San Patrizio qui alla Casa Bianca, non ha parlato direttamente di elezioni in Russia, ma invece ha parlato di unione degli alleati, quindi con la NATO, contro la Russia e questo cambiamento dell'ordine pubblico che i russi insieme a Cina e Iran stanno cercando di mettere in atto e far perdere, diciamo, quel potere internazionale che hanno gli Stati Uniti. Davide. Ah, scusami caro Daniele, mentre stiamo parlando la regia ci sta mandando delle immagini che hai girato tu. Sì, queste immagini le abbiamo girate proprio ieri. Ecco, questo vedete l'ingresso principale della Casa Bianca, dove ci sono i balli, le feste che i presidenti tengono. Questo è l'ingresso invece alla residenza del presidente. Noi eravamo lì ieri appunto per le celebrazioni di San Patrizio, che hanno appunto celebrato i 100 anni di alleanza sei tu, facci capire, queste immagini esclusive queste le abbiamo girate noi dentro la Casa Bianca che tira ieri pomeriggio e queste le abbiamo girate e anche questo noi, è Biden che entra dentro la East Room. Gli hai detto Biden l'aria che tira ti saluta? Gliel'hai detto Biden l'aria questo che è il tavolo e certamente guardate il tavolo. Eccoti. certamente io ero presente insieme ad altri ospiti per il programma e queste immagini le abbiamo girate noi, ecco, le rivediamo, questo è il simbolo della presidenza, il salone principale, questa è la porta d'ingresso, forse alcuni di voi si ricorderanno il ballo con Diana e John Travolta di moltissimi anni fa. Per Obama al muro, un quadro. Esatto, bellissimo. Questo è il quadro di Obama, quindi sono immagini inedite, colorite, che abbiamo scelto di mandarvi per farvi vedere l'area che tira fin dove riesce ad arrivare alla Casa Bianca. Grande combattangelo. Veramente un gigante, ottimo. Allora, andiamo rapidissimamente in pubblicità. Riotta, per quei posti li conosce bene. Prima della pubblicità, ce l'abbiamo un Salvini o no? Ve lo facciamo sentire. Salvini, perché guardate, oggi è la notizia principale in Italia. Salvini e il voto a Putin. Ha votato, prendiamo atto. Ha votato e quindi quando un popolo vota ha sempre ragione, ovunque voti Le elezioni fanno sempre bene, sia quando uno le vince che quando uno le perde. Quando le perdo cerco di capire dove ho sbagliato e come far meglio la prossima volta. Ci sono state delle elezioni e quindi prendiamo atto del voto dei cittadini russi, sperando che il 2024, aggiungo, sia l'anno della pace. Beh, posso dirvi che lette hanno un sapore, però viste ne hanno tutt'altro. Cioè, è il vice premier che praticamente paragona le elezioni a Mosca come fosse un Abruzzo qualunque. Pubblicità.
Bene, allora tra pochi minuti andremo anche a Mosca, dove è tornato Amedeo Avondet, che è un, bisogna definirlo così, un putiniano di ferro, fondatore del movimento Italia Unita, che sarebbe la copia di Russia Unita, collabora a questo sito, sito di fake news, così si tratta, Il Corrispondente. Quale fake news? Questo è il sito di fake news che costantemente viene aggiornato da Avondet, e che si trova in questa località segreta di Mosca, perché dice che è minacciato dagli ucraini, unico caso al mondo in cui uno che sta a Mosca si sente minacciato, però è qui perché insomma ha vinto Putin. So che lei ha votato anche, se non sbaglio, no? No, non ho votato, non sono ancora cittadino russo, ho fatto l'osservatore in un seggio assieme ai deputati del Partito di Russia Unita. Ah, è andato al seggio a fare cosa, scusi? L'osservatore? Sì. Ad osservare i brogli, sostanzialmente. È andato lì per osservare i classici brogli. Comunque, Non c'è stato nessun broglio, funziona in maniera più trasparente che in Italia, glielo assicuro. Diciamo, non esagererei. Allora, l'affluenza alle urne è stata del 73,33%. Arditti faceva una valutazione molto interessante pochi secondi fa e vorrei condividerla col pubblico. No, voglio dire, dobbiamo sempre ricordare che il momento elettorale è un momento nel quale ci sono gli elenchi di chi va a votare e di chi non va. E in tutto il mondo, diciamo, quegli elenchi sono significativi. Non dobbiamo sottovalutare la delicatezza e la fragilità del sistema democratico applicato sul serio. E viviamo in un mondo nel quale la disponibilità dei dati, delle informazioni sulle persone è il centro del sistema, sia quando viene gestito in modo libero, sia quando invece cerca di limitare la libertà delle persone a vari gradi. Ricordiamoci che il momento del voto è un momento in cui c'è l'elenco di chi ha votato e di chi non è andato. E quindi giustamente tu dici, per chi non va a votare è in una lista e quindi è facilmente rintracciabile. Beh, intanto si sa che non è chi è andato e chi non è andato. E questo spiega anche come mai nelle dittature c'è una grande affluenza al voto. Certo. E i risultati che abbiamo visto prima di altre dittature in giro per il mondo, dove c'è stato un grandissimo consenso, probabilmente la ragione è questa. Però Avondet, che si trova lì a Mosca, adesso vediamo, riepiloghiamo un attimo chi è l'amico di Putin che è qui con noi. Lei scrive per questo giornale, giusto? Io non sono né un dipendente né, diciamo, sono il direttore di questo giornale. Chi è il direttore? Non lo so. Non si sa chi è il direttore. Lei stesso viene contattato, che sembra un film di 007, da qualcuno per scrivere dei servizi. Non si sa dove ha sede. Lei lo sa dove ha sede questa roba, questo sito? Chiaramente no, perché si deve mantenere l'anonimato e la riservatezza. Questa è la politica del sito. Questo è pericoloso. Riportare notizie vere. Dove sarebbe la notizia vera, scusi? Ah, quello che è morto. La notizia del pilota morto è stata vera, è stata riportata da tutti i giornali. Certo, chissà quel come giornale, mai siete stati i primi. Non c'è una singola notizia falsa. Chissà come mai siete stati falsa. I primi e gli unici a saperle e a diffonderla. Vorrei farle una domanda, se è possibile. Lei fa parte dei servizi segreti russi? È una domanda abbastanza difficile. Assolutamente no. Sono solo un giornalista. Sono andato lì come corrispondente. Volevo sapere se secondo lei quell'ufficiale ucciso in Spagna è un traditore. Sì. È un traditore, benissimo. Meritavo di morire. Bene. Lei a Mosca ancora, giusto? Perché è in questo fondale, in realtà potrebbe essere ad Abbiategrasso. Per motivi di sicurezza ovviamente non posso mai mostrare la mia reale posizione, perché come sa gli ucraini ci tengono ad uccidere chi definiscono propagandisti russi. Va bene, lei conferma, il posto è lo stesso mi pare, no? Dove si trova lei... Sì, sono appena ritornato qui dopo un viaggio a Ekaterinburg, dove appunto ho partecipato alle elezioni insieme ai deputati di Russia Unita. Di Russia Unita, assieme ai deputati. E quindi che voto è stato? Quindi lei come si spiega, anzi partiamo qui, come si spiega di queste percentuali date ai leader della cosiddetta opposizione? Dico cosiddetta perché dai, è una farsa talmente ridicola. Il leader del Partito Comunista 3,99, l'altro del Partito Liberal Democratico 3,01 e 3,84 l'altro partito. Diciamo che analizzando i flussi di voto, si può pensare che Putin ha recuperato molto sui nazionalisti. Se voi sapeste qual è l'area che tira in Russia,
sapete che Putin in questi anni è stato molto criticato per il non intervento a difesa delle repubbliche del Donetsk e del Lugansk. Diciamo che i principali avversari di Putin, oltre ai comunisti, erano i nazionalisti del LDPR, che hanno posizioni molto più di destra rispetto a Russia Unita, e diciamo che le organizzazioni nazionaliste russe sono comunque molto forti, soprattutto anche... Quindi lei dice un Putin addirittura molto moderato. In questo momento il programma omologo dell'Aria che tira nella televisione russa, guardate chi c'è. Seduti su questo divano, che potrebbe essere il divano della mia amica Tiziana Panella, ma in realtà non è Tagadà, l'ottima trasmissione che va in onda alle 14.15 da noi, però il divano è lo stesso di Tagadà, ma non è l'ottima trasmissione di Tiziana Panella dove si fanno le domande, è la televisione russa, eccolo qua, dove fanno... Sentiamo un attimo cosa dicono questi amabili signori su questo divano, che ripeto non è quello di Tagadà. La Serbia sentiamo? Va bene, tra poco arriverà anche la traduzione forse, ma insomma mi pare di capire. Partivano già da 800, che è la tariffa che vi prendo. Traduca lei, Avondet, sì. Che è quella che vi ho preso l'altra volta. Stanno sostanzialmente parlando che la Russia è la loro patria e sostanzialmente stanno mostrando, diciamo, questi soldati che sono cosacchi, che combattono dai tempi della guerra in Cecenia, eccetera, eccetera, essenzialmente un servizio patriottico. Diciamo che così come ai tempi del Covid, noi in TV avevamo sempre, diciamo, i virologi, e essendo in guerra la Russia ha sempre i militari in televisione, mi sembra una cosa normale. Mi sembra, se mi posso permettere, un paragone piuttosto azzardato. E, come dire, uso l'ironia. Torno però invece a Kiev, dove c'è Lorenzo Cremonesi. E Carlo Lorenzo, in chiusura di trasmissione, voglio capire qual è l'umore in questo momento a Kiev. Risentiamo Zelensky, che cosa ha detto, dovremmo averla una clip. Tutto quello che la Russia compie nei territori occupati dell'Ucraina è un crimine. Deve esserci una giusta pena per quello che gli assassini russi hanno fatto in questa guerra. Solo di una cosa Putin ha paura, è la giustizia. Non c'è legittimità in questa imitazione di elezioni e non può esserci. Putin deve finire sul banco degli imputati all'AIA. È questo quello che dobbiamo assicurare. Allora, caro Lorenzo, adesso per Kiev che cosa cambia? Allora, adesso cosa cambia? E tutto è un copione che si stavano. Putin si sente legittimato comunque formalmente più forte, quindi quello che si aspettano è una nuova leva, un nuovo richiamo di leva che è poco popolare in Russia, come del resto anche qua, quindi una richiamata alle armi e entro l'estate, fine primavera, un'intensificazione degli attacchi. Ecco perché Zelensky, i suoi collaboratori, Kuleba, Yarmak, cioè tutti quelli del suo figlio, lo stesso Podolyak, girano franticamente il mondo, l'Europa, la Germania, che in questo momento è stata un paese chiave per l'invio delle armi. Naturalmente loro controbattono a, lasciatemi dire, quelle cose strabilianti che ho sentito dire prima dalla Ginevra Bompiani, a me sarebbe piaciuto replicare e ho preso fiato, cioè l'idea che l'aggressione, questo bisogna continuare a dirlo, l'aggressione russa continua, Putin non si fermerà, probabilmente proverà anche a rilanciare alcuni degli attacchi che aveva fatto all'inizio, quando poi era stato battuto nel settembre 2022, certo, verso Kharkiv. Cercherà di creare lui. Tra l'altro ieri Putin ha parlato di zone cuscinetto, è molto vago, ma comunque zone cuscinetto vuol dire cercare di riprendere territorio ucraino che adesso ha perso nei primi mesi della guerra, dopo l'attacco del 24 di febbraio del 2022, e loro sanno di avere problemi di resistenza, perché chiaramente ormai sono 2 anni. C'è un punto molto controverso che sta creando gravi difficoltà a Zelensky, cioè questa famosa legge sulla leva, questa nuova chiamata alle armi, perché loro hanno al fronte circa
mezzo milione, io sto parlando naturalmente degli uomini che combattono, l'esercito è più ampio, sono circa un milione, ma mezzo milione che stanno sulle prime linee, sono stanchi morti, ve lo posso dire perché ero a Avdiivka, ne abbiamo parlato anche quando ero lì un mese fa, quando c'è stata quella sconfitta di Avdiivka, e gli uomini erano veramente esausti, anche i più volontari. Non è vero che Zelensky spinge la sua gente a morire, e semmai l'opposto, specialmente all'inizio, Zelensky ha incarnato l'incredibile, e tutti i colleghi che sono stati qua lo continuano a dire, il spirito di resistenza degli ucraini continuo, disperato, e ancora adesso, guardate, ancora adesso gli ucraini vogliono combattere. Io trovo rarissimamente voci di persone che dicono basta, arrendiamo. E anche dicesse, e anche quando dicono ma si potrebbe arrivare a un compromesso, aggiungono una virgola e aggiungono ma tanto poi sappiamo che se anche dovessimo arrivare a un accordo con Putin, con l'aiuto della comunità internazionale, il Vaticano, tutto quello che voi volete, poi Putin ne approfitterà per attaccarci, perché Putin capisce soltanto la logica della forza, e questo te lo dicono anche quelli più stanchi, anche negli ospedali. E quindi ci sarà questa nuova chiamata alle armi, e loro dicono anche che, e questo ve lo posso anche ripetere, Avdiivka l'hanno perso non perché la gente scappasse, ma perché non avevano munizioni, ma perché non avevano più artiglierie di ampio raggio, hanno bisogno di aerei, hanno bisogno di armi e ce le chiedono. E naturalmente la loro frase è sempre: se non ce le date, poi sarete voi a combattere. Allora, qui c'è un'altra osservazione di rabbia, è questa forzatura nei territori occupati, perché queste sono voci che continuano ad arrivare qua a Kiev, testimonianze di persone obbligate al voto nei territori occupati che sono serviti a Putin per legittimare la sua occupazione. E qui lasciatemi dire, loro si aspettano, e poi termino, si aspettano che la propaganda di Putin sarà la seguente: io adesso ho votato, quindi sono più democratico di voi, Zelensky sta rinviando il voto, e la risposta anche di Poroshenko, anche delle opposizioni più cattive con Zelensky, è comunque: in questo momento non possiamo votare, siamo stati attaccati, le energie del paese devono essere unite per resistere, quindi nessuno, neanche della stampa più di opposizione, chiede un voto anticipato, che oltretutto legittimerebbe l'occupazione dei territori ho una pubblicità ho la pubblicità che incombe, vi devo dare una notizia dell'ultimo minuto che riguarda la Lega, ed è questa una nota di Matteo Pandini, che è uno dei capi della comunicazione della Lega, che dice: prendiamo atto del voto, ora al lavoro per la pace. In Russia hanno votato, dice, specifica la Lega, non diamo un giudizio positivo o negativo del risultato, ne prendiamo atto e lavoriamo per la fine della guerra. È evidente da questa nota aggiuntiva che c'è in qualche modo un imbarazzo nella Lega, è quasi un voler spiegare quello che era stato detto nel corso della mattinata. Così lo registriamo. Pubblicità, tra poco. Allora Arditi, ci arriviamo, andiamo alla chiusura. Poco fa il cancelliere tedesco ha detto: non riconosciamo le elezioni di Putin. Quindi da una parte c'è il cancelliere tedesco che dice una cosa nettissima, dall'altra il dibattito italiano con la smentita, con la correzione della Lega. In qualche modo, così noi europei certifichiamo il trionfo politico di Putin, che con la giornata di ieri sta mostrando tutte le fratture, divisioni, opinioni tra loro, dentro, fuori, governi, nelle maggioranze che vivono nella politica europea, e questo deve fare riflettere. Grazie Arditi, linea al TG La 7, ci vediamo domani alle 11:00.